possiamo cominciare, tutti sono così tranquilli e attenti. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui da voi questo ultimo giorno, questo presiedere la prima parte di questa mattinata. È un onore, un grande piacere di introdurre il professor Bianchi, che è collaboratore al nostro progetto comico a Friburgo, Accademia di Heidelberg. Come sapete tutti, è specialista in particolare per Cratino, ha pubblicato finora due volumi su Cratino, il terzo è in lavoro, fra poco, l'anno prossimo speriamo di averlo, il terzo volume, è anche specialista per altre cose, ha lavorato, sta lavorando un po' su Dittirambo, un nuovo Dittirambo, e come oggi vedete sul titolo del suo intervento oggi anche della, interessato alla storia della filologia, e oggi parlerà su imparato una cosa importante della storia italiana e anche della filologia classica in Italia, su Coppola e il suo libro sulla commedia, in particolare su Cratino. Sì, grazie. Grazie per Zimmermann per questa presentazione, che va anche al di là dei miei meriti, e rubo solo un paio di minuti, ma anche meno, insomma, voglio ringraziare Luca, Augusta, Giorgia, Giaccardi, Francesco Carpagni che sta arrivando, mi sentirà in assenza, ma tanto penso che lo sappia, perché ci siamo conosciuti 3 anni fa, erano più o meno gli stessi giorni, qualche giorno in più, era più verso fine novembre, ci siamo quasi, il tempo era molto più inclemente di questi giorni, nevicava, faceva un freddo che non vi dico fuori nessuno, come già quanto facesse freddo, però diciamo, questo freddo meteorologico e anche l'altro tipo è stato compensato dal calore dell'accoglienza che abbiamo avuto qui a Torino e anche dal fatto che da allora si è instaurata direi anche un'amicizia oltre che una collaborazione scientifica che poi si è sviluppata e negli anni ci ha portato a vari tipi di collaborazioni anche al di là della semplice presenza qui ogni anno a questo edizioni del Forgotten Theater, quindi io sono molto contento di essere qui. Oggi presenterò questo contributo su Goffredo Coppola e il suo libro sul teatro di Cratino, con l'idea che spero di dare di far vedere come questo libro in realtà sia importante negli studi su Cratino, negli studi sulla commedia, e sia stato invece un po' oubliato nella letteratura secondaria per vari motivi che vanno da scelte personali, da vicende personali di Coppola e altre, insomma. Ora comincio così, non andiamo fuori con i tempi che sono sempre tiranni. Questo primo volume del mio libro sul teatro di Aristofane potrebbe intitolarsi Prima di Aristofane, e il titolo ne esprimerebbe chiaramente il contenuto, poiché non tanto di Aristofane si parla in queste pagine, quanto della commedia attica avanti Aristofane, e specialmente dell'opera di Cratino. Perché non si può ben intendere e capire che cosa sia stato nella storia del teatro attico la commedia di Aristofane se prima non si intende e capisca l'opera di Cratino, che fu il vero, geniale fondatore del coro comico. Così Goffredo Coppola scriveva nella pagina d'apertura della premessa al primo volume del teatro di Aristofane, per chiarire il titolo, a prima vista fuorviante, ma ad intendersi nel progetto complessivo dell'opera e per chiarire perché Cratino. Due aspetti, entrambi importanti, sui quali torneremo tra breve. All'ultima pagina, per me stessa, Coppola appose una data, settembre dell'anno 14, assai vicina a quella che fu la data di effettiva pubblicazione che risulta nella copertina del volume, Bologna 1936, anno 14. 1936, anno 14, è rigorosamente in cifra romana. L'indicazione della doppia data, anno tradizionale e quello dell'era fascista, ufficiale in quei tempi in Italia a partire dal 1927, non è mera pignoleria filologica, lo è certamente, non lo negherò, ma serve anche a introdurre una breve considerazione biografica su Goffredo Coppola, figura assai controversa nel panorama dei classicisti italiani, sulla cui opera, senz'altro figlia del suo tempo ma altrettanto senza dubbio a mio avviso meritoria, ha a lungo gravato lo stigma della fede politica fascista e della drammatica fine del suo autore. Goffredo Coppola
nacque a Guardia San Framondi, provincia del Benevento, nel 1898. Morì a Dongo il 28 aprile 1945, fucilato assieme agli altri gerarchi fascisti che si trovavano con Mussolini. Una foto della lista originale nati e morte di quel giorno presenta in testa, in prima posizione, il suo nome. Il suo corpo fu esposto il giorno dopo, assieme a quello degli altri gerarchi, a Piazzale Loreto. Nei 47 anni della sua vita, Goffredo Coppola potrebbe incarnare l'incipit di un celebre romanzo di Charles Dickens. Erano i tempi migliori, erano i tempi peggiori, era un'epoca di saggezza, era un'epoca di follia. Da un lato, Coppola visse la stagione delle grandi scoperte della papirologia, iniziata alla fine dell'Ottocento, e come scriveva il grande egittologo italiano Annibale Evaristo Brescia, non saranno mai lodati abbastanza i primi e meritatamente fortunati cercatori e scavatori di papiri, i Flinders Petrie, i Grenfell, i Hunt, ai quali si deve soprattutto se nell'ultimo quarto del XIX secolo sono state gettate le basi e raccolte gli elementi di un nuovo, sia pur parziale, rinascimento, il corsivo originario di Brescia. Gli anni immediatamente anteriori e successivi al 1900 rappresentano l'epoca eroica per la scoperta dei papiri. E a questo rinascimento Coppola, che fu allievo di Girolamo Vitelli a Firenze, partecipò attivamente con le sue pubblicazioni. I suoi scritti non esauriscono certamente l'insieme della sua produzione scientifica, ma la definiscono in maniera caratterizzante. Ho riportato qui un libro che raccoglie gli scritti papirologici e filologici, poi il fatto che papirologici all'inizio è significativo di questa scelta. Dall'altro, Coppola fu fortemente invischiato nei torbidi del regime fascista, suo sostenitore fin quasi agli inizi, a partire dagli anni 30 iniziò un'intensa opera pubblicistica, sostenendo da allora anche le posizioni più intransigentemente razziste. Di questo è esemplare la monografia su Augusto del 1941, che Piero Treves definì una trasparente allegoria del lucismo fascista. Erano altri tempi ed erano cose anche abbastanza consuete in Italia, insomma. E come detto, dopo la caduta del regime e la formazione della Repubblica di Salò, fu prima prolettore, poi rettore dell'Università di Bologna, all'epoca Repubblica di Salò, presidente dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista e finì a seguire la sorte di Mussolini e degli altri gerarchi a Dongo. In questo contesto biografico e culturale si colloca la pubblicazione del primo libro del Teatro di Aristofane. Come accennato in precedenza, due sono gli aspetti che sono anzitutto da discutere: perché il Teatro di Aristofane, inteso come titolo, e perché Gradino. La risposta alla prima domanda risiede nel progetto editoriale complessivo al quale Coppola aveva pensato. Due volumi, il primo e l'unico effettivamente pubblicato dedicato alla commedia pre-aristofanea, e il secondo, del quale Coppola annunciava: di Aristofane in particolare tratterò nei 9 capitoli del secondo volume, che quasi pronti nel manoscritto vedranno la luce per la stampa entro il 1937. Il secondo volume non solo non vede mai di fatto la luce, ma anche nel manoscritto, a quanto risulta, non si ha alcuna notizia, neanche nel fondo Coppola, oggi all'Università di Bologna. La risposta a questa prima domanda, comunque, non si esaurisce nel mero progetto editoriale, ma implica una scelta ponderata e opportunamente motivata. I due volumi possono vivere separatamente e tuttavia sono uniti l'uno all'altro, non perché questo sia il primo e l'altro sarà il secondo in una stessa opera intitolata Il Teatro di Aristofane, ma perché, e queste sono le righe che ho già ricordato all'inizio, non si può ben intendere e capire il teatro attico senza Gradino, fondamentalmente, riassumo senza rileggere un'altra volta. Gradino fu il geniale fondatore del coro comico, questo è un punto importante e sul quale tornerò, perché è centrale l'argomentazione di Coppola per lo sviluppo della commedia antica ed è un tema che ha ricadute anche sulle moderne interpretazioni, su alcune scritti su questo aspetto, in particolare dell'opera di Gradino. Perché Gradino? Perché Gradino, come esplicito nella pellicola più volte ricordato, è un passaggio necessario alla comprensione della commedia aristofanea, è colui che aveva portato la commedia ad un nuovo livello di elaborazione ed era stato, parola di Coppola, degno precursore della più giovane generazione dei commediografi della commedia attica e ancora una volta geniale fondatore del coro comico. Tutte queste argomentazioni di Coppola, soprattutto quelle sul Gradino come degno precursore, si inseriscono anche all'interno di alcune importanti testimonianze antiche che abbiamo sulle innovazioni che Gradino apportò al teatro antico. Platonio, nel suo Peridia foras characteron, traccia un quadro per cui definisce Gradino austeros per imitazione di Archiloco,
con uno stile in cui prevale la pesantezza dello scherno che nasce dalla mancanza di misura, do forti contest epitemesios, la traduzione è quella di Franca Pelusino, Picross di Anna. E rispetto a queste caratteristiche manca della Caris di Ercoli, ma rispetto ai due Aristofane forgiò uno stile intermedio e per questo è considerato superiore. Altrove abbiamo uno dei enormi trattati per Icomodias. Gratino fissò a tre i personaggi, aggiunse la grazia della commedia all'utile, attaccando chi si comportava male, la pericope Tusca Cosparatas di Apollon. Ma nonostante ciò, non fu privo né di Arcaiotes né di Ataxia, che sono le caratteristiche della poesia più arcaica. Il termine di confronto, anche qui non l'ho riportato, ma sarà Aristofane, con il quale la commedia raggiunge la sua forma più completa. A tale linea evolutiva, i moderni studiosi hanno posto necessari limiti, l'hanno sottoposto diciamo, a revisione, sottolineando anche l'importanza dei commediografi antichi nello sviluppo, e dall'altra parte hanno messo comunque in luce che la mancanza di notizie che noi abbiamo sulla fase più antica della commedia, già che avviene qualcosa di diverso, non sono tutti i primi commediografi, tipo Susarione, Magnete, di cui non abbiamo niente, non ci permette di fare considerazioni di questo tipo, o quindi di confermare o smentire il quadro delle fonti antiche. Quello che qui mi interessa rilevare che l'intrinseca superiorità di Aristofane nelle fonti antiche appare risultato di una tradizione successiva che almeno non sempre rispondeva ai gusti del pubblico del V secolo. Penso sempre al fatto, alla vittoria di Gratino con la Pitina nel 423 sulle nuvole prime di Aristofane, che fu una dittura terza perché secondo fu il Connos di Amipsia, quindi una delle commedie che per noi sono sempre migliori o forse anche più interessanti nella storia della tradizione, non piacque agli ateniesi. E penso anche al caso che nel 421 Nicola Cassidi e Ercoli sconfissero la pace, giunta seconda. E qui ricordo una. Ho riportato, mi sono scritto un passaggio del commento di Michele Napoletano Nicolaches, nel quale metteva a confronto la scelta degli ateniesi con quello che abbiamo noi, ricordava la definizione di Luigi Enrico Rossi, dei commediografi del pubblico allegramente disperati sulle sorti della polis, e quindi. Qui cito la pericola di Napolitano, a un passo dalla stipula della pace di Nice, il pubblico del 421 avrebbe potuto ben premiare la visione senza dubbio più armonica e conciliante di Aristofane, ma al purtopico ottimismo di questo quadro preferì le tinte più fosche e pessimistiche di quello proposto da Ercoli, quindi un'evidente differenza di gusto probabilmente rispetto alla nostra. Tornando a Coppola e a Cratino, è evidente pagina dopo pagina una costante dialettica di due forze tra loro in opposizione. Una forza centrifuga che tende a esaltare gli elementi di originalità veri o presunti tali di Gratino, a sottolinearne l'apporto rinunciabile allo sviluppo del genere commedia, a cercare di de-aristofanizzare la visione della commedia, una parola moderna, e un concetto sicuramente molto al di là da venire a metà degli anni 30. Ad esempio, un paio di parole di Coppola: Cratino è stato un grande innovatore, il vero creatore della commedia, per primo di aver sentito il problema della commedia come poesia e cercato di dare alla commedia contenuto e significato civile, si riferiva all'introduzione dell'elemento politico. E dall'altra parte proprio una forza centripeta che verso il centro rappresentato da Aristofane ritorna costantemente e inevitabilmente stabilisce una gerarchia, e questa è l'altra delle due citazioni che ho riportato. L'antica commedia antica, sempre più e meglio sviluppata e ordinata da Cratino, di nuovo il tentativo di sottolineare l'importanza di Cratino, raggiunse con Aristofane il suo momento più interessante. E sempre lì si torna. Cratino aveva aggiunto al riso il dono di correggere i costumi, ma fu Aristofane che ne accolse appieno l'insegnamento. Prima di proseguire, mi pare necessario inserire brevemente il volume di Coppola nell'ambito degli studi sulla commedia antica, specialmente quella nota solo prevalentemente per tradizione indiretta. Farò una breve ricognizione di come si è arrivati più o meno a questi studi metà degli anni 30, senza fare un elenco bibliografico, soltanto alcune osservazioni. All'inizio vi sono le esperienze cinquecentesche di Morelli, Herter e dello Stefanos, fondamentalmente dei fuorileggi, con il fine di creare, con i versi estrapolati dalle commedie, un patrimonio utile all'uomo di cultura. Questa è una citazione che ho estratto dalla raccolta, in particolare di Ernestien, dello Stefanos. Nel 600 è la volta delle opere di Ugo Crozio, che è basate su quella mai pubblicata di Dirk Canter, che Rudolf Kastel ha definito, citazione di Kastel, un sostanziale avvicinamento all'idea di una vera raccolta di frammenti, ma pur sempre stabilmente inserita nella forte tradizione della raccolta di sentenze.
Solo nell'Ottocento, dopo Wolff e la rifondazione della Alterungswissenschaft e l'idea dell'antichità intesa come Beliebtes Ganzes, questa citazione di Wolff, iniziano i veri e propri studi sui frammenti comici. Alcuni dei casi più significativi, eccoli qua, all'inizio i lavori di Lucas e Runkel su Cretino, Euboli e Feregate, la monografia di Berg del 1838, ovviamente, l'anno successivo il primo dei volumi di Meinecke, la traduzione di Bode del 1855, che è basata fondamentalmente su Meinecke, aggiungendo poco o nulla, e poi, a 30 anni di distanza, 1880-1888, i Comicormati con un frammenta di Koch. E più di un secolo, ovviamente, fra l'ultimo dei volumi di Koch e il primo dei volumi di Castelossi, che sono del 1983. In questo arco di tempo si collocano un buon numero di studi su uno o più dei testi frammentari, ma rare o quasi nulla sono le monografie complessive. Se assumiamo come termine di paragone Euboli, l'altro grande commediografo della tela oraziana, abbiamo, solo per fare qualche esempio, le monografie di Raspe sui demoni e sulle poleis, quel Tippel sui Colaches, il lavoro complessivo di Stevenhardt e un cospicuo numero di contributi successivi alla scoperta dei demoni nel 1911, il papiro dei demoni. Ma non senza ragione, Jan Storey scriveva nella prefazione alla propria monografia su Euboli, 2003, che prima del volume di Castelli e Ossi, nel relativo Euboli dell'86, gli unici studi generali su Euboli erano quelli di Norwood del 1931, il Comedy, e la voce dedicata a Euboli nell'Annibus del Greek Scientator di Schmidt del 1946. Io credo che qui vadano aggiunte almeno la voce nella Rai Enciclopedia di Kuiper, che è del 7, e anche uno studio di Schiassi, sul quale tornerò fra poco, che invece viene completamente oubliato da Storia, almeno in questo frangente. La situazione non è molto differente per Cretino, per il quale la bibliografia più significativa inizia nel Novecento è quella su Dionisio Alexandros, dopo la scoperta dell'ipotesi del 1904, ma in questo quadro la monografia di Coppola su Cretino costituisce una sostanziale eccezione nel panorama degli studi e, per quello che se ne può dedurre, è un profilo che, pur con tutti i suoi limiti, che sono anche tanti, si potrà vedere, ma sono anche figli del suo tempo, risulta, a mio avviso, sicuramente più denso delle pagine Norwood del 31 del Greek Comedy, che nella maggior parte dei casi vanno non oltre la parafrasi del testo dei frammenti. Tre punti si possono rilevare del volume di Coppola su Cretino. Ha un interesse come Coppola arrivò a questa scelta, diciamo, perché a occuparsi di Cretino a metà degli anni 30, che non era nulla di scontato. Anzitutto ha un interesse per Coppola, per Cretino, scusate, Coppola poteva essere pervenuto grazie alla pubblicazione del papiro della Società Italiana 1212 di Ossirinco del 1935, che conteneva il lungo frammento debuto di Aristofane. Era stato edito da Girolamo Vitelli e abbiamo già ricordato che di Vitelli Coppola era stato allievo e aveva a lungo collaborato. In secondo luogo, un interesse specifico di Coppola per la commedia antica risulta dall'attribuzione a un suo allievo bolognese, Giuseppe Schiassi, di una tesi laurea su Euboli, discussa nel 1935 con il titolo De Opolis Comici Poet Fragmentis e pubblicata nel 1944 dopo delle vicende editoriali non troppo chiare e molto complicate, perché Schiassi nella prefazione lo presentava come già pronto nel 1939, ovviamente c'è passata la guerra di mezzo, qualche altra incertezza, e quindi la cosa non è andata a buon fine subito. E i due testi, Coppola, Teodoro Aristofane e Schiassi, si parlano, diciamo, perché Coppola nella prefazione a Teodoro Aristofane dice: io spero che il secondo volume possa uscire contemporaneamente al lavoro del mio giovane scolaro Giuseppe Schiassi, che nella sua tesi laurea redatta in latino ha studiato intelligentemente la commedia di Euboli, giungendo a conclusioni sicure interessanti per la storia della commedia attica antica. E Schiassi rispondeva ricordando l'aiuto dei Godofredi Coppola, magistri mai umanissimi all'inizio, e poi una seconda pericope, l'importanza degli studi, delle conclusioni alle quali è arrivato Coppola nel suo libro su Cretino. Un terzo punto è quello del fatto che il volume di Coppola è rimasto sostanzialmente ignoto nella storia degli studi su Cretino. Non ve ne accenno nelle pagine di Schmidt del 1946 dedicate a Cretino, non ve ne accenno nella monografia olandese di Pieters del 1946, nemmeno nella dissertazione dottorale Rupp del 1963, il quale pure fa una, diciamo, una ricognizione degli studi più importanti su Cretino, citando tutta la bibliografia precedente, compreso Pieters ovviamente, e gli studi anche di Benedetto Marzullo del 1959, le annotazioni critiche a Cretino.
sostanziale sfortuna del saggio di Coppola persiste anche in tempi moderni, considerando che essa, di essa non vi era alcuna menzione nella monografia sul Cratino di Emanuela Pacola del 2010, la quale pure dedica più di 3 dense pagine a una storia degli studi e che, come vorrei vedere sul finale dell'intervento, sperando di non allungarmi troppo, fra le tesi moderne di Pacola e quelle di Goffredo Coppola vi sono delle significative coincidenze. Le ragioni di tale sfortuna risiedono almeno in 3 motivi. Negli anni di guerra immediatamente successive alla pubblicazione del volume, che non hanno certamente favorito la diffusione, nelle vicende personali del suo autore, la cui damnatio memoria successiva deve aver influito anche sulla sua produzione scientifica, questo lo ha anche argomentato abbondantemente Luciano Canfora nel suo libro Il papiro di Longo, e infine, io direi, nel titolo forse non troppo felice, Il teatro di Aristofane, che Coppola giustificava nell'ambito del progetto e dell'eroe complessivo, ma che certamente non rendeva riconoscibile, almeno a prima vista, il contenuto della monografia. Vorrei ora considerare un caso particolare di quelli discussi da Coppola, quello già accennato della questione del coro comico nei drammi di Cratino. Dei 5 capitoli che costituiscono la monografia di Coppola, questa è il frontespizio, una foto che ho fatto con l'iPhone del prodotto, quindi la qualità non sarà altissima, ma si vede, quello dedicato al coro comico è completamente il terzo, ed è uno dei più estesi, diciamo, è uno dei più densi, in cui si lavora più sui frammenti. Un altro, ovviamente il quarto, è dedicato alle Enee di Dioniso del 430-29, perché riguarda Dioniso Alessandro, Nemesis, tutte quelle commedie, diciamo, mitologiche e politiche. In sostanza, la linea evolutiva che Coppola propone e che si deduce da queste pagine è la seguente. Nella fase più antica e originaria della commedia, Susarione, Chione e Magnete, non ci sarebbe stato il coro, sarebbe stato sostanzialmente assente. Cratino, profondo innovatore della commedia, lo avrebbe introdotto assieme all'elemento politico e ne avrebbe fatto cifra caratteristica dei drammi, i quali drammi si aprivano con il canto corale senza prologo. Questo è il punto centrale della argomentazione. Aristofane, infine, subendo l'influenza di Euripide, avrebbe introdotto i prologhi e creato la struttura tradizionale per cui la commedia si apre con un prologo e poi con la parola. Esemplare è un passo il cui Coppola propone quanto segue, l'ho riportato qua, lo sintetizzo: ricostruzione della parola di 3 commedie in tetramiti anapestici, è basata sul pasto di Pluto e è estesa alle altre 2, Apidine e Cherones, per la quale diciamo, l'evidenza è molto minore rispetto al papiro dei Plutoi. Da questo viene proposto un confronto con la parola delle nuvole, alternanza di sistemi di attrici anapestici e poi nella parabasi anapestico con le dette tetrametrocaici, e di conseguenza la traduzione è: vogliamo concludere che nelle nuvole Aristofane ha riprodotto, premettendovi il prologo, la tecnica della parados e della parabasi della commedia cratinea? Questa è la linea evolutiva di Coppola. Ci sono alcune obiezioni che si possono muovere a questa ricostruzione. Anzitutto, il fatto che le commedie più antiche, Susarione, Chione e Magnete, non avessero il coro è un dato problematico. Se è vero che molto scarso è quello che si può ricostruire dai pochi resti a nostra disposizione, lo è anche, come ha rivelato la critica moderna, che la richiesta del coro d'Arconte nel mese di luglio era l'atto con cui ogni drammaturgo avanzava la propria candidatura per il coro l'anno successivo, Sirenaici e Dionisiaci, ed è dunque difficile immaginare una commedia priva di coro all'interno dell'organizzazione degli agoni teatrali, anche nella fase più antica, e nonostante l'evidenza dubbia. 2. E qui veniamo a un caso. Nel caso della Pitini, uno dei che Coppola aveva discusso, uno scoglio cavaliere ci conserva un sintetico riassunto del dramma, nel quale con buona probabilità possiamo stabilire che le prime righe contengano il riassunto del prologo, al quale si possono schierare alcuni frammenti, e che l'ingresso del coro corrisponda alla pericope Filus de Paradigontas. E poi c'è un altro punto, che quasi senz'altro non è condivisibile, la ricostruzione dell'attuale frammento 205 del Maricante di Eupoli. Il frammento è tratto da Elio Aristide, che lo scrive a Cratino, questo è vero, come si deduce dal contesto, ma uno scoglio a questo passo, noto nel codice Parisinus Grecus 3005, indica la modalità di Eupoli, è esplicito. Coppola invece dava per scontata la modalità cratinea e deduceva. La notizia di Elio Aristide che il frammento si collocava in archè tu dramatos, come l'aprivo che ho sottolineato. Il fatto è che esso, in tetrami anapestici, dava a Coppola una conferma della propria ricostruzione, perché questi versi, pronunciati dal coro, avrebbero aperto la commedia. Il coro compariva per primo sulla scena, invitava gli spettatori a stare attenti e svegli, e poi si imbatteva nella moglie di Cratino. E qui cominciava la trama
della commedia. Ovviamente, data la spezzone certa a Euro, tutta questa teoria non ha senso, non regge. Vi è poi un altro punto, quello della testimonianza di Efestione sull'inizio degli Odissei di Cratino. Qui il punto centrale è l'interpretazione della pericope Eis Gartus Odysseas Eis Ballon. Allora, il participio Eis Ballon si confronta con il verbo di Eis Volè, ad esempio in Antifa e in altri passi, e indica certamente la sezione iniziale, su questo ci sono pochi dubbi. Meinecke già però rilevava che il fatto che in questo modo, qui ho tradotto un pensiero Meinecke in italiano per non citarlo in latino, il fatto che in questo modo Efestione indichi la sezione iniziale non esclude la presenza di un prologo, ossia il riferimento potrebbe essere a tutta la sezione iniziale del dramma, che comprendeva certo una parodos anapestica alla quale appartengono questi versi, ma anche un prologo. In altre parole, come diceva Meinecke, Eis Ballon e Eis Volè non si possono circoscrivere alla sola parodo, e la testimonianza di Efestione può essere, ma non indica necessariamente la mancanza di un prologo. E comunque, se anche se ammetteste che gli Odissei iniziavano direttamente con una parodo senza prologo, tutto ciò non è possibile estenderlo alle altre commedie, per le quali queste immagini sono molto più problematiche. Esemplare di questo, e qui vengo all'interpretazione specifica di Coppola e a quello che si ritrova anche in letteratura moderna, è il caso del frammento 24, del 20 di Bucola, 24 della diapositiva, guarda. Tramite una glossa di Esichio, il cui lemma è corrotto, attesta, a proposito della parola espressione utilizzata, Cratinos a poi giurando in bucolo il sarxamenos e vede il corno ucherabene. Poi il testo è ancora più corrotto dopo, quindi non l'ho riportato. Il dato certo che si ricava è che Cratino attaccava in un dipirambo in questa commedia l'arconte perché non aveva ottenuto il coro, e nella medesima commedia un arconte, sappiamo, è attaccato anche nel frammento 17. L'ipotesi di Coppola è che quest'ultimo frammento sarebbe pronunciato dal Corifeo e che apparterebbe all'inizio, vittoria di positiva, no, cominciava all'inizio della commedia, che si apriva con un ditirambo pronunciato dal coro e che proseguiva con un dialogo tra un corifeo e un ateniese. I tre trimeri giambici sono, a parer mio, il commento del corifeo al ditirambo. Spiegano chiaramente chi segue l'arconte che il coro così aspramente aggredito. Stessa o simile, o comunque molto analoga, molto vicina all'ipotesi recente di Bacola. Bucola started with the dynamic song, this would have been its paradox, e poi nel frammento 17, è un'altra pagina della monografia di Bacola, there is good reason to believe that they refer to the same issue as the dynamic paradox discussed earlier, e via via. Quindi è un'ipotesi molto vicina, molto simile, quindi almeno direi che Coppola potrebbe averla anticipata in questo senso. Ovviamente ci sono anche qui delle osservazioni da arrivare, anzitutto che non vi è prova certa che l'arconte attaccato due frammenti sia lo stesso, potrebbero essere due personaggi distinti, potrebbe essere una casualità. Tra l'altro il frammento 17 è tradito da tenere una serie di elenchi a un commediografo nome Cnesippo, il frammento 20 è di direzione stilografica, quindi le fonti potrebbero essere indipendenti. E poi anche Vilamovitz aveva detto una cosa simile a quella di Meinecke prima per il passo degli Odissei, cioè che apodio Turambu e Mbucolo e Sarxamenos non indica necessariamente che con tale non meglio identificabile Ditirambo iniziasse la commedia, ma che Cratino aveva attaccato Ditirambo l'arconte a partire da un Ditirambo. Non è necessariamente indizio di una cosa, è una possibilità comunque, anche se qui l'interpretazione è un po' tirata questa, ma comunque è più problematica di quanto non venga generalmente considerata. Che si voglia ammettere o meno questa interpretazione, da un punto di vista della storia della filologia va rilevato comunque che l'ipotesi dell'interazione dei frammenti 17 e 20 va almeno retrodatata alla monografia di Coppola, con l'unica evidente differenza che se Coppola pensava al corifeo, più genericamente oggi si tende a pensare a un personaggio o il coro. I tempi sono cambiati, quindi siamo tutti un pochino più prudenti. E mi pare comunque altresì significativo notare che nel suo celebre articolo sui frammenti della commedia attica del 1935, Molly Whittaker non facesse alcun riferimento al frammento 20 in relazione a un possibile inizio delle commedie catenee senza prologo, non lo considerava affatto, non lo mettesse affatto ad interagire con il frammento 17, e per l'intera questione dell'inizio senza prologo citasse la sola testimonianza di Efestione relativa agli Odissei, sulla quale peraltro esprimeva un giudizio possibilistico ma prudentemente scettico. E vengo
alla conclusione. La monografia di Coppola su Gratino è rimasta sostanzialmente ignota nel panorama degli studi, un insieme di ragioni storiche e biografiche e una scelta del titolo che non rende immediatamente ragione del contenuto. D'altra parte, essa è certamente anche isolata nel panorama degli studi sulla commedia. A metà degli anni 30 rappresenta una sostanziale novità, così come lo è l'altra monografia di Schiassi su Eboli. Entrambe destinate a rimanere senza confronto per almeno un altro decennio. La monografia di Coppola è senz'altro figlia del suo tempo. In quest'ottica si spiegano alcune esegesi che vorrebbero ricomporre da pochi frustoli intere parti di commedie e che oggi sono considerate da ridimensionare nel momento in cui una vivace discussione critica e metodologica hanno messo in luce i limiti sempre più ampi delle ricostruzioni dei drammi perduti del Forgotten Theater, quello di cui stiamo discutendo in questi giorni. Ma d'altra parte, io ritengo che a Coppola vadano riconosciute almeno alcune esegesi che, pur argomentabili, sono state anche di recente riproposte e soprattutto un tentativo argomentabile di dare uno sguardo complessivo sulla commedia di Gratino e di metterne in luce gli elementi che potrebbero aver fatto da ponte per quella di Scofanea. Se il giudizio complessivo di Coppola oscilla sempre tra il poter sottolineare i meriti di Gratino ma non poter considerare discutibile la preminenza di Aristofane, vorrei concludere citando un passaggio che mi sembra inquadri bene lo spirito in cui l'opera nasce. Del rapporto tra Goffredo Coppola e Ettore Romagnoli si è molto detto, e si è detto anche opportunamente, qui cito una pericola di Michele Napolitano: il teatro di Aristofane riesce il libro tanto poco romagnoliano già soltanto in forza di uno stile complessivamente misurato, asciutto, se non pur austero, che ne caratterizza la scrittura, verissimo, a livello di Romagnoli Coppola è di uno stile proprio semplicissimo, austero. Ma all'interno di tale discreta cifra stilistica, in uno dei momenti in cui più sembra emergere lo stile e la presenza di Romagnoli, Coppola, dopo aver a lungo argomentato l'importanza che Gratino aveva ebbe nell'inserire l'elemento politico, con un certo slancio romantico tipicamente romagnoliano, scriveva: «La storia della commedia è storia della coscienza umana, e insieme con l'oratoria rappresenta uno dei momenti del pensiero civile e politico della Grecia dal giorno che Cratino vinse le grandi Tunisie dell'anno 453 avanti Cristo. Grazie a tutti. Grazie Francesco per questo interessante studio su un libro dimenticato della filologia classica. E spesso si vede, vale la pena leggere questi studi, anche prima studi che sono stati scritti prima dei Casalosti, perché ci trova molto materiale anche per la nostra discussione. Continuiamo con il programma con Michele Napolitano. Che insegna musica Casino e Lazio Meridionale, e anche specialista per frammenti pubblici, ha pubblicato questo bel volume sui Colaches di Oivoli alcuni anni fa, ha lavorato sul dramma satiresco tradotto Ciclope di Euripide, al momento non uso questo libro in prosimina e anche lavora sulla metrica, così abbiamo molti temi comune, oggi parlerà su un tema, secondo il titolo, interessante, sulla metodologia del nostro progetto comico, la possibilità della ricostruzione di una commedia sulla base dei frammenti, e prende come esempio gli Agapoi di Fiorenzo Battelli. Grazie Bernard. Davvero un grazie non formale agli organizzatori, a Francesco Campanelli, che non so se nel frattempo sia con ecco Francesco, Luca Busta, Giorgio Giancardi, davvero non è formale. L'aria che si respira qui è impagabile. Io sono qui per il secondo anno e devo dire che quest'anno è meglio ancora, forse, ma veramente grazie. Se avete tutti i rolled out possiamo allora cominciare. Sono le 9.45, dunque cercherò per le 10 un quarto di aver finito. Per ragioni di tempo, ma anche perché posso in fondo farmi a meno oggi, senza pregiudizio per la sostanza dei punti che soprattutto mi occorre toccare nel corso della relazione, rinuncio a trattare due problemi, peraltro assai spinosi,
costipiti dalla oscillante attribuzione degli agasoi nelle fonti Ferecate Extractis e dal doppio titolo che alla commedia è assegnato nella Suda, Arburium Afanismos accanto a agasoi. Sono problemi che sono stati trattati tra l'altro magistralmente di recente da Leonardo Fiorentini, che da ultimo ma molto molto bene, non so se sia qui, forse no, ma era di ieri. Passerei invece subito ai due frammenti superstiti più importanti dei quattro totali sopravvissuti per gli agasoi a naufragio. Questa storia che sto per raccontarvi ha una morale, ma come sempre la morale in fondo. I quattro trimetri del frammento, dunque siamo al punto B delle fotocopie, saltando io il primo punto, il punto A, mettono in scena un vivace dialogo tra due personaggi anonimi. Il primo, quasi schermendosi, dichiara di non riuscire a trangugiare più di 5 mezzi melindi di cibo al giorno, a che il secondo interlocutore, avete nelle fotocopie testo greco, non l'ha parato, avete la traduzione italiana, quindi forse non devo indugiare. Svolta il secondo interlocutore in una reazione né più né meno che scandalizzata. Ah sì? Appena. Mangi davvero poco se al giorno ti riesci di trangugiare una razione di cibo che basterebbe a sfamare il bilancio intero di una trirene. 5 mezzi medimni sono una quantità del tutto spropositata, descrivere un vitto giornaliero. Se un medim non pari a 48 chenici equivale a una capacità pari a poco più di 50 litri, 5 mezzi medimni pari a 120 chenici equivalgono a poco meno di 130 litri. Sono misure di capacità, naturalmente. L'iperbole comica si organizza secondo un procedimento argomentativo che associa a sorpresa un'attitudine minimizzante, molis e ambiazomai, a un dato, quello relativo ai 5 mezzi medimni, che va in direzione evidentemente opposta. Va osservato peraltro che se il personaggio A, avverte l'esigenza di prodursi in una dichiarazione di carattere limitativo, pur comicamente paradossale, data la quantità spropositata di cibo che afferma di trangugiare, più di tanto non mi riesce di mangiare al giorno, 5 mezzi medimni appena, e solo se mi sforzo, non è da escludere che tale esigenza sia stata determinata in A da quanto precedeva immediatamente nel contesto perduto. Forse A era appena stato preso di mira da B, con critiche, rimproveri o addirittura accuse rivolte contro il suo smodato appetito. Chissà, questo spiegherebbe bene tanto l'atteggiamento difensivo che A tiene nei primi due versi del frammento, quanto la stupefatta protesta di B, che potrebbe essere in linea con l'atteggiamento che quest'ultimo aveva tenuto con il suo interlocutore già prima del primo verso del nostro frammento. Al carattere iperbolico dell'enunciato di B contribuisce la iuntura matras trierus di verso 4, in relazione alla quale gli studiosi si sono a lungo affaticati, direi invano. Il chilometrico elenco delle proposte di intervento che riporto in apparato al frammento e documento partitamente nello handout tra pagina 1 e pagina 2, vedete, e forse addirittura arrivo a pagina 3, e come? Ecco, fino a Leonardo Fiorentini, che però tratta la questione in modo ragionevole e con meno pieno consenso, naturalmente. Bene, il chilometrico elenco delle proposte di intervento che riporta in apparato al frammento e documento nel layout rappresenta un caso esemplare di interventismo razionalistico di stampo positivistico, tipicamente ottocentesco. Dal momento che una trireme è già grande per conto suo, così hanno ragionato gli studiosi che hanno proposto interventi a carico del matras del quarto verso del frammento, non ha senso immaginare che essa vi fosse qualificata come tale, ovvero appunto come lunga, grande. Mentre è evidente che se è vero che per trireme l'attico conosce la perifrasi naus macra, per esempio in Aristofane Cavalieri 1366, qui il nesso macras trierus serve magnificamente a enfatizzare ulteriormente sull'umano appetito dell'ignoto personaggio A. È un pleonasmo, dunque un iperbole. Quanto appena argomentato rende del tutto implausibile immaginare che macras possa essere spiegato come qualificativo di tesseneras. Un'idea piuttosto fortunata che però, se vedo bene, dopo Herder nel 1864, i passi di Averti del Mandato, se siete curiosi di dare un'occhiata, non ha trovato ulteriore attenzione, con l'unica, anche se certo assai autorevole, eccezione di Cassel e Oste, i quali, nell'apparato esegetico in calce all'edizione del frammento, che io riproduco in calce al frammento io stesso, registrano la proposta di Darnaud 1728, che avete a pagina 2 del Mandato, la terza
la terza pericope, diciamo, dall'alto della pagina. Tessemens Macras, die Longo, parafrasata da Arnaud, sulla base del confronto con i versi 6-7 del frammento Due Snell dell'Itiers di Sositio, citato da Ateneo appena prima del frammento di Feretrate, ovvero Este me partus, tres ous cancelius, tris tes bracheias emeras. Ma in Sositio è tes bracheias emeras, ma date. Segnalando a Cassel e Austin, lo avete sotto gli occhi, in carcere al frammento 1, la possibilità che Macras, messo con Tessemeras, sia da intendere predicativamente come nel passo di Tucidide da loro citato a sostegno. Insomma, Cassel e Austin prendono questa proposta, questa antica proposta di Danone, ancora sul serio. Ma al di là di ogni altra possibile considerazione, è proprio il confronto con il passo dell'ITS di Sositio, segnalato a suo tempo da Darnaud, che dovrebbe scoraggiare dall'intendere Macras unito a Tessemeras. Se infatti nei versi dell'ITS il ritratto del vorace refrigio insiste in modo perfettamente logico sul fatto che egli fosse capace di consumare quantità smodate di cibo nel breve spazio di un giorno, tris tes bracheias, non si vede perché nel nostro frammento il personaggio B dovrebbe imputare al suo interlocutore la medesima sbodata voracità, insistendo invece che sulla brevità del giorno, sulla sua lunghezza. Non si vede perché. Per ricapitolare, e facendo breve una cosa che andrebbe invece trattata a lungo, naturalmente ciascuna di queste posizioni andrebbe vista con calma, ma non è possibile, naturalmente, e non importa. Macras, da intendere unito non a Emeras, ma a Tierus, non solo non ammette sospetti quanto alla sua genuinità, ma è perfettamente funzionale a rendere il tono enfaticamente scandalizzato della reazione di B alla paradossale dichiarazione del suo interlocutore. Il che detto, resta da chiedersi se il coinvolgimento della trirene sia da considerare generico, neutro, o se invece non sia possibile ragionare su un suo potenziale carattere allusivo, politicamente allusivo, lo dico solo. Un problema che merita di essere trattato in parallelo con quello posto dall'identità dei due interlocutori in dialogo nel frammento. Su quest'ultimo punto, dal quale prendere le mosse, poco è ovviamente quel che si può dire. Il contesto dei due passi di Ateneo, questo lo avete nelle fonti del riporto, naturalmente Ateneo 10.415c e per diversi, soli versi 3.4 Ateneo 6.248c. Bene, il contesto dei due passi di Ateneo, fonti del frammento, merita di essere preso pur brevemente in considerazione in funzione del riesame di una proposta esegetica che nella storia degli studi sugli agafori ha goduto di una certa fortuna, ovvero l'idea che nel mangione del nostro frammento sia da vedere Eracle e che dunque gli agafori siano da iscrivere al filone della commedia di argomento mitologico. Un'idea sulla configurazione della quale deve avere agito in modo significativo il fatto che in uno dei due passi dei Deinosofisti ai quali dobbiamo il frammento, ovvero 10.415c, che è il passo di Ateneo che riporta il frammento nella sua versione più estesa, cioè quattro versi, esso compare citato da Ateneo nel contesto di una nutrita lista di polifagoi, di mangioni, di vari e diversa natura, subito dopo lo abbiamo già visto, il lungo frammento dell'ITS di Sositio, del quale ho detto. Una circostanza che insieme alla sequenza Toiutosesti che introduce la citazione può avere condotto a ritenere, ma a torto, che dopo il mitico figlio bastardo di Mida, il refrigio ritiene, anche l'anonimo mangione del frammento di Feretrate dovesse essere ricondotto all'ambito del mito. Mentre, nel caso dell'altro passo dei filosofisti, 6.148c, può avere giocato un ruolo il fatto che appena prima dei versi 3-4 del frammento di Feretrate, Ateneo citi un trimetro del monotropo sinfrinico che avete nelle fotocopie non in calce al frammento 1 ma a pagina 3 alla fine della sezione B. Frinico 24 Castelosti monotropos od oligositos Heracleis e che ti darà un frammento nel quale il nome di Heracle compare associato all'epiteto oligositos, il medesimo epiteto che qualifica l'anonimo maggiore del nostro frammento. Ma se la continuità col frammento di DTS non obbliga in alcun modo a ritenere che anche il frammento di Feretrate coinvolgesse personaggi desunti dalla sfera del mito, la prossimità col frammento del monotropo di Frinico non costringe in alcun modo a immaginare che il maggiore di Feretrate fosse Eracle. Per quanto infatti non siano mancati studiosi che abbiano proposto di interpretare la citazione come indicativa della presenza della maschera di Eracle nel dramma, qui parlo del frammento di Frinico,
a me sembra molto più probabile ritenere che il passo contenga un attacco a un importante personaggio politico dell'Atene contemporanea, satireggiato per via di allusione attraverso l'immagine di Heracle dalla persona Lawrence per via delle sue smodate abitudini alimentari. Qui cito dal commento a Frenico di Felice Stavola, l'ottimo commento di Stavola. Esemplare in questa prospettiva, in relazione ancora una volta a Frenico Monotropos, la formulazione lapidaria di Koch. Ricordo l'articolo frammenta 1, pagina 377. Fortasse alibis princeps ateniensium Hercules appellatur. Splendido. Non dice altro, è ragione. Una formulazione della quale si potrà fare tesoro, credo, anche in relazione ai nostri. Agathoi. Sottratta la commedia, almeno per quello che attiene al pericolo del Princeps, di questo tornerò in relazione questa volta non col Frenico, ma a Ferenc, sottratta la commedia, se quanto ho argomentato finora coglie nel segno, all'ambito del travestimento mitologico della Mutant Travesti, resta da vedere se la lettura in chiave politica, in direzione della quale orienta con una certa forza già il titolo della commedia, trovi qualche conferma nel pochissimo che resta di essa, e già. Agathoi, lo capirete, non è bravi o buoni, ma è aristocratici e nobili, è evidente questo. Su questo non avrei dubbi, dico evidente nella storia una cosa della quale non si sa nulla, ma mi giocherebbe male, insomma, per tante cose che sappiamo tutti. Per i che sarà adesso da ragionare sul coinvolgimento appunto della Tridene. Sarà chiaro da subito su questo, la chiamata in causa della Tridene nel nostro frammento potrebbe serenamente essere funzionale a un procedimento argomentativo di carattere iperbolico fondato sulla grandezza delle tridenti, sul numero consistente degli equipaggi che vi erano imbarcati e per conseguenza sulla quantità ingente di cibo necessario giornalmente a spalarli, senza alcuna allusività di ordine politico né di altro segno. Pure c'è da chiedersi se nel cenno alla tridente contenuto nel quarto verso del frammento non sia invece da scorgere, al di là della generica enfasi con la quale esso serve a stigmatizzare l'appetito smodato del personaggio preso di mira, un atteggiamento critico, puntualmente rivolto contro il suo stile di vita, meglio, contro le sue scelte di cittadino. Ti permetti di dire che sei uno che mangia poco, dice via, uno che se proprio fa uno sforzo in un giorno riesce a trangugiare non più di quanto basterebbe a sfamare l'equipaggio di un'intera tridente. All'interno del complesso e articolato sistema delle liturgie che nell'Atene di V e IV secolo regolava l'intervento dei privati nella gestione e nel finanziamento di alcuni ambiti nevralgici di pubblico interesse, l'istituto della trierarchia occupava, come ben noto, un ruolo non secondario. Se l'incredulo rimprotto di B fosse stato rivolto non a un ateniese qualunque, ma a un ricco aristocratico del genere, a un agathos cattivo, il tono iperbolico del frammento, veicolato prima dalla quantità paradossale di cibo che ha dichiara di essere in grado di consumare pur a stento nell'arco di un solo giorno, poi dalla evocazione da parte del suo interlocutore della razione giornaliera complessiva di una tridente, si colorerebbe immediatamente di un evidente contenuto politico consistente nel contrasto, reso qui più che mai stridente dal carattere paradossale del contesto, tra smodato consumo individuale di beni e doveri di buona cittadinanza. Doveri di cittadinanza ai quali l'anonimo personaggio ha, venendo meno gli obblighi a lui imposti dal suo status privilegiato, avrebbe mancato di ottemperare per privilegiare interessi attinenti in modo esclusivo alla sua dimensione privata. L'accusa rivolta di Dabi si caricherebbe di contenuti ulteriormente critici, come si voglia immaginare che la commedia sia andata in scena dopo lo scoppio della guerra, quando il finanziamento, come è possibile naturalmente a termini cronologici, quando il finanziamento della flotta di Trileni da parte dei Trilarchi assunse un'importanza ancora maggiore. Sarà inoltre opportuno ricordare che tra i compiti che spettavano a Trilarca vi era anche quello di garantire adeguato vettovagliamento alla flotta. Era uno dei compiti del Trilarca. Alla flotta imbarcata sulla Trilene da lui finanziata, naturalmente un compito spesso assai gravoso e tanto più gravoso in tempo di guerra, a svolgere il quale l'anonimo maggiore del nostro frammento si sarebbe rivelato del tutto inadeguato. E a pagina 2 dello handout io vi pregherei di dare un'occhiata partendo dall'alto della pagina e scendendo di una pericola rispetto ad Arnaud al meraviglioso passo di Schweighöser. Il commento ateneo di Schweighöser è letteralmente un capolavoro, è gremito di osservazioni intelligenti
davvero non si potrà fare meglio, sarà difficile. Vedete alla fine il passo sottolineato, triere spacca, est trireni sin belli usum instrutta. Con quel che segue lo vedeva bene, cioè sì, certo. Se le cose stessero nei termini che ho detto, per gli agafoni, si potrebbe ricostruire uno scenario non troppo dissimile da quello che mi è capitato di ricostruire in relazione ai Colaches di Eupoli qualche anno fa, nei quali a essere presi di mira erano i dissoluti costumi del ricchissimo aristocratico Callia. Uno scenario nel quale la contrapposizione tra crestoi buoni e crestoi cattivi doveva giocare un ruolo del tutto centrale. Crestos come Agathos, naturalmente. Cioè Kalos Agathos. Una possibilità di segno diverso, ma colorata comunque di evidenti contenuti politici, consisterebbe nell'individuazione di A come un personaggio in vista della scena politica ateniese, quello che Koch pensava del frammento del Monotropos di Frimico, per intenderci. Il soprumato appetito di A sarebbe allora da associare, potrebbe essere in un caso del genere, da associare alla sfera del furto, che in abito di demagogo, di commedia demagogica, cioè demagogo, non c'è una buona traduzione per demagogo, non mi dire, purtroppo, qualifica di continuo l'operato dei leader politici, spesso attraverso l'esplicito coinvolgimento della sfera alimentare. E veniamo adesso al frammento 2, che avete appunto citato a partire da pagina 3, che gli agatoi siano da ricondurre alle coordinate tipiche della demagogia come udiente, o che siano invece da immaginare incentrati sul tema della contrapposizione tra buoni e cattivi costumi in ambito aristocratico, un'alternativa che lascerebbe, almeno per il momento, impregiudicata, resta il fatto che in entrambi i casi alla commedia sarebbe da riconoscere un contenuto innegabilmente politico. Qui mi fermo nel suo momento per dire che sono perfettamente in linea con l'intervento di Franchini ieri, naturalmente. Su Cratete si è lavorato di recente in questa direzione, rivalutandone la politicità, l'ottima Serena Perrone, e Franchini fa lo stesso con Ferrecchia, che ha ragione, con qualche cautela credo che si possa e si debba andare in questa direzione. Persino in casi nei quali a sopravvivere siano quattro frammenti, soltanto tre dei quali utilizzabili, non parlerò del frammento 3 che a Serostino oggi potrei, ma come capite abbiamo sette versi degli Agafori. Allora, cautela, ma vediamo di far parlare di ciò che può parlare, nei limiti del possibile, da ragione di modo, rischiando di sbagliare anche per carità. Ma l'impostazione di Franchini, come quella di Perrone per Cratete, è sana. Rimane da vedere se il frammento 2 Cassellosti si lasci inquadrare anch'esso in una prospettiva come quella che sono venuto delineando finora in relazione al frammento 1, una domanda alla quale, lo dico subito, ritengo che si possa rispondere affermativamente. Avete il frammento 2, forse non leggiamo neanche questo, l'avete la traduzione, è la mia traduzione di servizio, e dopo esservi lavati prima che il sole sia alto, alcuni nelle botteghe di corone, altri in quelle di profumi, chiacchierate di menta e speronella. Il parallelo con i versi 1373-80 dei Cavalieri di Aristofane, che avete subito sotto il frammento 2, in circolo almeno a partire da Maniac e segnalato ancora da ultimo da Cassellosti in calcio al frammento, è tra un punto significativo da meditare un po' breve in dubbio. Forse non è necessario che io li legga, avete il passo in greco e poi avete la splendida traduzione di Mastro Marco. Nel passo è stata concordemente riconosciuta una tirata rivolta contro il costume di trascorrere in agora l'intera giornata perdendo tempo dietro a chiacchiere bare. Un costume tipico della Geneste Dorée del tempo, allo stesso modo della passione per i sofisti, alla svegliata disinvolta creatività linguistica dei quali allude la densa congenie di aggettivi in icos, che previscono in comica accumulazione polisintetica i versi 1378-80, gli ultimi tre versi del passo. La tirata di Demo scade nel corso dell'esodo della commedia quando il vecchio padrone di casa, ormai miracolosamente ringiovanito, ragiona con il salsicciario pervenuto nel frattempo a definitivo trionfo sul suo rivale Pafragone intorno alle linee guida di una sorta di agenda politica rivolta al reggimento futuro della città. Un'agenda che si organizza secondo le medesime coordinate di recupero delle prerogative dell'Atene antica, sotto il segno delle quali l'esodo si inaugura negli indimenticabili versi di esordio del finale, quando Demos ringiovanito compare, ricompare, rientra in scena arcaio schema di lampo, rilucente del suo vecchio schema, della sua vecchia bellezza, come essere la luce, con le cicale,
Non stupisce per questo, considerato l'atteggiamento tradizionalistico, retrospettivo, persino nostalgico, che la informa fin da subito di ritrovare elementi dell'agenda di Deus negli interventi con i quali il discorso migliore argomenta nelle nuvole e linee della sua paideia. Elementi tra i quali ricorre e sono passi che avete immediatamente dopo. Il passo dei cavalieri sono due passi delle nuvole 990 e seguente e poi 1052-1054. Elementi tra i quali della paideia del discorso migliore, tra i quali ricorre non soltanto il deciso ripudio dell'agorà, ma anche la condanna senza appello dei bagni pubblici di Balaneia. Messi all'indice entrambi, Agorà e Balaneia, come luoghi di perdizione. Aristofane, nuvole 990, seguente. Anche qui non ha senso che lo legga, anche perché abbiamo con noi, ci fa compagnia la traduzione di Mastro Marco. Un tema già attivo nelle parole di rimprovero che Strepsia rivolge al figlio ai versi 833-837, non nelle fotocopie, per i quali sono da vedere anche i versi 1044 seguenti, che sono invece nel handout, nei quali il discorso peggiore, ribattendo punto per punto gli argomenti del suo rivale Nagone, difende tanto la pratica della frequentazione della Torah quanto quella dei Balanei, suscitando nei versi 1052-54 la significativa reazione del rivale. Versi che colpiscono questi delle nuvole in relazione a Ferecrate, perché vi appaiono coinvolti in stretta contiguità i medesimi bersagli polemici in gioco nel nostro frammento. Non solo l'ozioso ciondolare per botteghe in agorà, ma anche la frequentazione dei bagni pubblici, alla quale allude con ogni evidenza il lusatrum che apre il frammento. Non solo la frequentazione dei bagni pubblici, ma la frequentazione dei bagni pubblici di primo mattino, pro la classe nera, sa prima che il giorno sia alto, diciamo. Questo è lo scambio. Attività che tanto il passo dell'esodo dei cavalieri quanto quelli appena diversi, appena citati delle nuvole, aiutano a riferire peraltro non al complesso della cittadinanza, come pure è stato proposto, ma ai giovani aristocratici seguaci della nuova fedeia sofistica, dediti allo stile di vita molle e effeminata, gente da Balaneia, non da palestra, insomma, per riprendere la sconsolata requisitoria del discorso migliore, persi nell'ozio e nelle ciarle vane della corata. C'è di più. Ove si consideri l'evocazione a verso 3 di Sisimbrion e Cosmos Andalon, parlo naturalmente del verso 3 del nostro frammento, del frammento 2 degli Agathoi. Entrambi presenti, Sisimbrion e Cosmos Andalon, nel lungo catalogo di fiori e piante da corone messo insieme dal coro di effeminati dei Malfacoi di Cratino ai versi 2-3 del frammento 105 Castellosti. Anche questo lo avete in fotocopia subito sotto il secondo passo delle nuvole. E il secondo, Cosmos Andala, anche in Ferecrate, nel frammento 138 Castellosti, dai persiani, nel contesto dell'arbusto sarà cinnaginifico ritratto di un anonimo cinese. Anche questo è un passo che avete per il solo verso 4, subito sotto Cretino. Gelon di Posterinaca e Cosmos Andala, Bainon. A riprova del fatto che della caratterizzazione dei perdigiorno stigmatizzati nel frammento 2 di Ferecrate, Agathoi era parte integrante la messa in rilievo della femminea mollezza che ne distingueva i costumi, del tutto in linea con le coordinate tipiche della caratterizzazione comica dei giovani aristocratici alla base. E qui con il lusatrum che apre il frammento, naturalmente, se le cose stanno così. Direi che il frammento 2 Castellosti di Agathoi non soltanto porta ulteriormente acqua all'ipotesi che fossero una commedia politica, ma aiuta forse anche a precisare il segno della sua politicità, piuttosto direi nel segno della critica delle degenerazioni in ambito aristocratico che in quello della polemica antidemagogica. Era il dilemma che ponevo poco fa per provare a sciogliere, pur con ogni possibile cautela, il dilemma al quale accennavo poco fa, il che spinge a credere un fatto ulteriore che merita di essere segnalato. Il frammento 2 Castellosti, infatti, prezioso per quasi ogni elemento che lo compone, è straordinario, è un frammento straordinario, specie in relazione a ciò che della produzione di Ferecrate si è salvato. È prezioso anche perché il suo assetto metrico, due sequenze d'attivico epitritiche, chiuse da un eutipideo, capite, una vera rarità, fa praticamente certo del fatto che eseguirlo fosse coro. Con ogni frammento lirico, neanche in commedia è necessariamente corale, ma un frammento fatto così è corale. I dati repetiti in commedia, e Bernard lo sa bene,
lo sa bene, pagine preziose nelle sue ultrasunne su questo, veicolano in genere, in forza della loro nobile solennità, contenuti parodici di generi letterari alti, a cominciare ovviamente dalla grande lirica corale arcaica e tardo arcaica, Pindaro. La lirica di Simone, di Bachini, di Pindaro, dove essi erano di casa. Accade però nell'Aristofane che i dati o epiteti ricorrano in contesti nei quali la nobile solennità delle sequenze si presenta funzionale a esprimere contenuti bassi, tipicamente comici, non escluso l'attacco personale, come si verifica ad esempio nella coppia lirica responsiva della parabasi secondaria dei Cavalieri. Ti caglio, narco, menovesine, catapau, menovesine, non so se ne avete, no, non importa, sono questi. Versi da dirigo epicritici, dei quali i cavalieri approfittano per prendere di mira l'esistra, Totumantide e l'immancabile Cleone. Rispetto alla coppia rodentante della parabasi secondaria dei cavalieri, il nostro frammento si distingue, però, per essere portatore piuttosto che di un attacco declinato secondo le coordinate tipiche del romanzo modenese reale, di una critica più generalmente rivolta contro una categoria intera, quella dei giovani aristocratici alla moda, messa all'indice per i suoi costumi da un coro. Quella lettera è un grosso problema, è un coro di agafoi. La lettera, la seconda persona plurale, mi sono rotto la testa su questo, bisogna cercare di far parlare i frammenti, bisogna cercare di porsi i problemi di risolverli, ma la lettera è un problema. Qui si stigmatizza un atteggiamento che è quello della jeunesse dorée, ma allora gli agafoi del coro chi sono? Non possono comunque essere, se è vero quello che vedo, non possono che essere aristocratici buoni che se la prendono contro aristocratici cattivi. C'è poco da fare, della lei che bisogna dar conto, eh? Giovani aristocratici alla moda, messi all'indice per i loro costumi da un coro che, pur rappresentando un insieme socialmente solidale rispetto alla categoria presa di mira, aristocratici gli uni e aristocratici gli altri, se ne distingueva appunto sul piano dei costumi. Agafoi, i coreuti, insomma, allo stesso modo che i bersagli della loro polemica, non dunque un attacco contro la poneria di personaggi bassi e spregevoli, come nell'accumulazione scommatica seriale della coppia Odeantode della seconda parabasi dei cavalieri, ma una critica del comportamento, delle scelte, dei generi, di individui dello stesso rango sociale. Negli agafori del coro della commedia di Fenecrate saranno dunque forse da vedere aristocratici buoni, nobili di vecchio stato, rappresentanti dei valori tradizionali dell'aristocrazia ateniese, un coro le cui prerogative possono essere immaginate polarmente opposte a quelle che dovevano caratterizzare il coro dei già ricordati Mazzacuoi di Cratino, i quali nel frammento 105 Cassellostin, che ricordavo poco fa per l'evocazione del Sisymbion e del Cosmosandano, non esitano infatti a intestarsi con dettagliata, compiaciuta insistenza la medesima attitudine al lusso e alla mollezza che i coreuti della commedia di Fenecrate nel frammento 2 Cassellostin evocano invece in chiave di severa, austera, risentita, rampogna. Incredibilmente oggi direi chiudo al 30° minuto, perché ho ma forse persino prima, adesso chiudiamo, ma chiudiamo in 15 righe. Quanto ho argomentato fino a questo punto, se coglie nel segno, ha ricadute di portata generale in relazione alle prerogative complessive della produzione di Fenecrate. Ricadute limitate a quello che abbiamo degli agafoi, ma funzionalizzabili a un discorso di portata generale. Fenecrate e gli studiosi moderni, lo abbiamo sentito ieri, influenzati da un noto giudizio contenuto nell'anonimo trattato per i Comodia, sedito da Costa, nel prologo delle commedie, premessi dall'iniziale degli scopi per Aristofane, hanno più riprese che il passo lo avete, ma insomma abbiamo visto a sufficienza l'uno e l'altro, per i Comodia è anche il famoso passo su Gratete nella poetica della poetica di Aristofane. Interpretato come alternativo rispetto alle linee di ruolo di Fenecrate, eccetera. Rispetto alla linea della commedia politica, insistendo ora sul tendenziale disimpegno che ne caratterizzerebbe predilezioni e scelte, ora sul peso nel complesso limitato che nella sua produzione sembra aver giocato lo scomodo di natura personale di Lloydo Rey di ascendenza Giambi. Ora sugli aspetti che all'interno del repertorio cutilico e tematico che è possibile isolare come tipico della sua arte paiono anticipare sviluppi e tendenze della commedia più tarda. L'impressione è che tale giudizio debba essere rivisto e ripensato in profondità. Abbiamo detto a lungo. Un'impressione che l'esegesi da me argomentata in relazione ai pur molto scarti resti degli agafoi sembra confermare in modo deciso, anche se limitatamente a un caso di studio circoscritto, sono
ma più importante ancora, per quanto mi riguarda, è l'idea che le tessere del molto lacunoso mosaico che ci è pervenuta documentazione della produzione comica di V secolo meritino di essere indagate una per una nel tentativo di estrarne con ragionevolezza e buon metodo tutto il possibile. Certo, in casi come quello preso in esame oggi, i limiti della ricostruzione sono destinati a rivelarsi particolarmente angusti. Non così angusti, però, nel incoraggiare al silenzio, alla rinuncia. Al contrario, come però si sia pronti, pur conservandosi atti, a rischiare di vedere male, piuttosto che rassegnarsi a erigere l'asse ne scendi, sana. Io sono d'Artagnano, però, non fino al punto di erigere l'asse ne scendi a sistema, quando non addirittura a metodo. Grazie. Ti ringraziamo, Michele, per questa, diciamo, introduzione alla metodologia, come si tratta, come si interpreta frammenti. C'è una discussione da noi a Friburgo da adesso quasi 10 anni su questi problemi, e come sempre ho imparato molto, in particolare sulla storia della metodologia, questi appunti sull'interpretazione su questo frammento. Si vede anche come con la dipendenza di un autore dall'altro, così era. Diciamo una evoluzione metodologica. E continuiamo e veniamo all'ultima conferenza di questa prima parte di Giorgio Redondo dall'Università di Valencia. Redondo è, come sapete, specialista particolare in questo linguaggio della commedia, ha lavorato molto sui livelli linguistici della prosa antica, lirica, mediatica, drammatico, e oggi parlerà su in inglese. Su un tema della performance, new excuses on the comic stage, stand-up devices powered by devices. Grazie al professor Zimmerman per sua presentazione. Grazie ancora a tutto lo staff di Luca, Giorgio Togliatri e il comitato scientifico, evidentemente il professor Ivano Internesi, il collega dell'università, per questo invito. Primo mio sbaglio, il titolo non è corretto, infatti vado a parlare dell'Attica anche della Sicilia. Non solo nell'Attica del siciliano, ma invece ce la faremo. Poi, se non sbaglio, forse potrei fare il mio intervento in italiano, ma lo farò in inglese, dunque sarà oscura per oscuriore, forse, non lo so. Andiamo. I will try to speak just maybe 15 minutes in order to save a little bit time after the delay we have now. And also, I will not write my papers, it's very long. Even my handout is quite long, so better if I discuss just methodology, some results, of course, the process of research I've done for this intervention. Well, first of all, as Plato Socrates said, that I am the polyanthropoisi, so in my target is not exactly linguistics, not at all, but people who are talking there, so living society, emotions, discussion for politics or for love or for wealth or for everything. So maybe social linguistics, but in this philological way, I don't care about linguistic laws, etc. It's very interesting, but not for the economy. So let me begin with methodology. I've been reading this month the first volume of Castelar's tradition, so in some moment I can make allusion to Euclides, Plato, Timocles, but because of alphabetical order, of course, I will check just Amipsias, Alexis, Naxandrides, not for Agathis, for instance, and Sicilian authors.
I try when I teach Greek literature not to be ethnocentric. We are now in Italian capital, but it's not Rome in this case. So I pay big attention to Sicilian rhetoric, Sicilian lyric, and of course Sicilian theater. There's a problem there. This is for you, not for me, about this Sicilian tragedy, which is not bad. In this great archaeological places where there are all theaters, maybe it was something else than comedy and satires, probably it was, I think. But, well, if I have there two different dialects, and both not strictly contemporary, this means that some problems which were dealt with and considered just this is Sicilian or this is Attic, they are the result of parallel developments and not, of course, of any influence from Sicily on Attic or vice versa. This will lead to a conclusion. I will anticipate this, that many aspects in Greek Koine, which were thought of Egyptian, Jewish, concrete dialects, were also developed in the Biharms or Sophron or Aristophanes, which people who, as far as we know, were not Egyptian or Jewish, maybe Bernard could say, no, they were from Central Africa, I don't know. In any case, in some aspects, maybe Meiser, Schmidt, even Gignac, and many others were not correct in thinking this Koine, this must be restricted to Alexandria, or not at all. We find this in Syracuse. Moreover, some of these features are also found not once, not twice, many times in Attic texts from 6th and 5th century BC. And of course, they were not coined, as some contemporary author has considered some of these features in Sophron of the Carlos, coined, which is something very strange in a way. Okay, we'll deal with some features here in the handout. In phonetics, you can see first of all this quotation from Epicharmus. This para de Epicharmo, aurera eidetai, para to auron. About this first etymology, we'll say no another word. Just think about this problem about ereunao. Eraunao in Joseph, in Gospels. I will not read my quotations from different authors. This Jewish Greek, this is of course Koine. There's a problem there, because in Aurea, maybe the accent has something to do with this gift on Gefnum. But in any case, this aura, I think, has no issue with aulos, but with this Koine feature in opening the diphthong, this eutic aura. Second, we have some instances of this problem we were dealing with yesterday about, you can see this difference. Alla syllabina felon, tarum bolon. It's in black letters, tarum, to, but also bolon, tarum. This is the problem of yesterday, because of course in this allele form, which are current in talk, in real spoken language, of course this trapeza could definitely sound as a trapeza.
And this was a thing, of course, was in the development of the world about this from this numeral form and the petas in pera. So a star design and see this bit of the tarum octo, but tarum bolon, which is the fogolon octo. There's other instances. You can see in Papyrus Grenfell, Hopperthon, it's a Hopperthon, Nosum Pelon, instead of Ampelon, and many, many, many others. In another literary text, of course, because in this case, the characters of comedy and Mimus speak the same language, the same register as this. Authors of no literary papyri. Well, I will not write of this, all this. You can find there. There's a big problem in Johannes van 191, this Britathia, is at Patrachoi. There's a big problem because this Biptazio instead of Baptizo, this was. Considered by different authors, Threat for Attica and Miser, just written problems. Someone who was not comfortably, felt not comfortably in writing Greek, he said he changed letters, but in fact, this was also attested to lexicographers. So that it could be in spoken languages that some people made this mistake. Of course, Britachia, this comes from by forms other than the Patrachos, initial word, with problems with liquid phonemes and others. Also with you have their Drifos, this term, which in epics is the small seat in the chariot, not some comfortable place, but a very small place. A word which, after in Sicily and also in Theocritus, remember, Theocritus is often related to a woman, just because they had this means not the big place for male, but this small seats as. Diffos and Drifos. Instances of these changes are also very common in non-literary papyri or the Gospels in Koine in general. You can see here just in papyrus the Tunis, Turbe instead of Turbe, but I tell you it is much more in the paper. I have dozens of examples. Well, I will pay attention to Kivanitas, Kitonos maybe. This the aspiration forms as Kythra instead of Kythra are common in Attic texts from the classical age. I added no examples here, just this from Sophron. Tactomena to Pitonos, Tactomena to Pitonos, but there are some instances in Italian texts and a couple of Aristophanes. Phanos instead of Panos, for instance. So it's not something limited to Sicilian authors, as is the case in much, not to say all, of these features. After, you can see there Rington, Olio is in Olion, also in Plato Comics, very well. Also there, some Sophron, Omfolua instead of Omfolua, so this remission of voiced stops is also very common in later Greek. We have there just one example, Pius Tunis, Strateus instead of Strateus. So you can see that this is not that, of course, in Syracusan. Frame was alive, the Greek Koine, but that many substandard features of Greek Koine were already present in 5th century Athens, Syracuse, and of course many other places.
as you can read in this quotation from Andreas Willi at the top of the paper, of course, even Pobedinov was trying to be conservative against law resistors, in front of law resistors, but sometimes in Sicily probably much more than in Athens, this important subject that is over my possibilities now, this time, but in Sicily maybe more than in Athens, reality had to appear, even to try to be conservative. And not to show this substandard variety of Greek very often more than expected. This has consequences, of course, about characters in comedy, about people others do in comedy, about the comic audience and many other aspects which are related to literature, social history in classical Greece, etc. Well, that's about phonology. In second place, you have morphology. There is some aspect which it's a mistake I've made, because these haplologies in third place becomes per, cas, and so on. This can be arranged better with phonetics. You have there problems with nominal morphology. This metaplasmus, kotos, koton. Also, these diminutives, ichthyvion, you can see that they are the scholion. Sorry, the comment by Pollux. They're not talking about Aristophanes, Dionysius, Vivion. They're not talking Lychne, Eilig, and Lychne, Mikrous. Of course, the diminutive has no meaning, no function. Is that was preferred? As in the Gospel, you remember that one of the authors, I remember if it's Matthew or Mark, says, this Peter has cut the ear, the small ear, Otion. Of course, that the servant of the bishop had this small ear, not at all, it was normal ear, but Otion was the familiar name. Another gospel says Otarion, it's the same. It's not because they physically were small ears, but that was preferred in written form instead of the normal term. As here, Ithyrion Micron. If it's Ithyrion, why Micron? Well, so, perhaps the topology, Alfie. About Alfie, there's much more to be alluded to now, but I have no time for this. If you want the full text of the paper, just write to me, and they will send you. And, well, maybe if I don't tell you about all this, just not to seem that I must want to hide something. You see there, Alexis, Alexis Metava, Hosper Kayanava, Kaikatava, Alex Amfotiri, okay. In Aristophanes, for instance, these shortened forms, Anava, Katava appear twice. It's nine examples, I have there examples about the old form, Metavithi, Epanavithi, and so on. This means that in Aristophanes, the normal was to keep the old forms and to appear as a speaker of really standard Attic. But the future innovation was also alive in Athens as they were in Syracuse. Well, and third place after syntax and fourth semantics. Syntax is very interesting, but I prefer to respect time. Because, moreover, if you, it's kind of uncomfortable for me to say to speak English here in Italy, you know, I'm even thinking of Italian language more than this language I'm now using. It's very strange, but I feel like, I feel not strange in Italy, you know, but I feel in speaking English here. For me, it's something cannot, something in my mind. It's not well this. If I feel comfortable with this, and I begin to explain all this as I do, standing up, not here, even in the best company of the world, my old friend Bernard, if I stand up and I tell you about this, better with a crown, and I show you all this in my way, this can be for wrong,
and I'm afraid of this, because really if I feel so old these days, as you know, as you, and you, as you are also, that you can forget all. I will just make some comment about 7 things, for instance, and I hope it's enough for having in mind that there was not only one Greek, one spoken Greek in Athens, in Syracuse, but many. And my title was that Dionysus made possible that on stage this substandard Greek, spoken probably by the majority of people there, appeared on stage. Well, this last example, 7 things. Alexander, not the most known author, he's not Crates or Nicolaus or Philocrates, says from 5, Esan anthropoite pente tai unites tres, it's anthropos, of course, here it's male adult people, as unites are adult female, but the normal term for this, for comparing this and this, was of course aner, Andres, not anthropoid. Mm-hmm. This is Mika, Mikea, mm-hmm. The prophet, not the best author, it's not good to stand up in the morning and write this text, but he says, Διδικουλήστε μαζί πατέρα, θυμάται τα ρευαστέστα ή τη μετεραντέ, νύμφε τη μετεραντέ, εχθρό οι πάντε ανδρό με το οίκο του. Matthew, got the best, as our students, it says, Έθουν γκάρ, τη χάσα οι άνθρωποι κατά του πατσαουτού, καί θυγατέ κατά τις μετρασαουτές, καί νύμφε κατά τις μετρασαουτές, καί εχθρό του ανθρώπου, Poi poi di accoi, tu andronus, he changed. Septuaginta, they kept the older form, they approached the standard Greek, but Matthew knows that his audience prefers probably anthropos instead of aner. So, in this case, Alexander in the 5th century, maybe in the 4th century, if I remember well, uses the same feature. So, in phonetics as well as in morphology, syntax, and semantics, we can find this substandard Greek on stage, in minus and so on, in prose, as it was in verse, in comediographers, both in Sicily and in Athens, so that in different aspects, a good trend make conclusion, but I will not. There is a lot of recommendations to make about literature, about social linguistics, about dialectology, and of course, history of the Greek language. Sorry for this poor presentation, but I can guess I thought a lot about this so that you can have here the results. Mm-hmm. And better to read it quietly. Mm-hmm. In any case, if you have some question, I hope I can tell about this more words, more slowly, with more data. Thank you. Facciamo il discorso che abbiamo fatto, se avete domande. Semplicemente una piccola considerazione che è anche una mezza domanda. Il contrasto tra questo interesse per la, soprattutto il coro della commedia antica da parte di un uomo così allineato con un potere così estremista, ecco. Mi chiedo se in qualche modo ci siano stati, io non ho letto lo studio di Canfora, appunto, la presentazione, quali siano le valutazioni che vengono date a livello critico
di questa... Allora, dove c'è una parresia che di certo il regime fascista non permetteva, ecco, il coro è l'espressione di questa parresia. Sì, ma comunque nel caso di Coppola rimane qualcosa di estremamente isolato all'interno dello studio della commedia attica antica e di Gratino, quindi è un qualcosa che finisce per non avere ricadute. Da parte di Coppola. Non fa nulla in questo senso, nel non, senso lo interroga. Non lo interroga affatto, nel senso che lui scrive questa monografia nel 1936. Dall'anno successivo praticamente si mette a fare il pubblicista del regime e quindi tutto, qualsiasi considerazione potesse aver avuto fino allora viene a cadere. Tra l'altro, come è stato anche discusso in altri termini, fino ad allora era più vicino anche a Girolamo Vitelli e ad altro, un tipo di filologia un pochino più aperta. Poi diventa un romagnoliano puro, nel senso provocato dal regime. Quindi per lui la questione, se questo risponde alla sua domanda, è lì l'intrente filologico che non finisce per avere nessuna ricaduta di stampo pratico, ecco, rimane lì isolata, perché lui comunque fin dalla prima ora è stato un convinto sostenitore del regime. Quindi mi viene da pensare che anche se avesse trovato degli aspetti che potevano avere una cattiva ricaduta su questa cosa, che avrebbe probabilmente taciuti. Ecco. No, mi immaginavo dentro se stesso, ecco, comunque va bene, forse una coerenza non necessaria. No, dentro se stesso non lo so, anche perché onestamente questo è un mio limite, conosco questa monografia, non conosco tutto il resto delle opere di Goffredo Coppola, però quello che so è che non c'è moltissimo teatro, insomma, a parte questo qui, a parte uno studio su Menandro e su Terenzio, che comunque è un tipo di cosa diversa, al suo interno non lo so, onestamente. Il ruolo del coro, appunto, è quello più importante sulla libertà di pensiero e di parola, per cui è interessante questo. Devo dire una cosa, ora che ci penso, quando lui parla di questo sviluppo del coro anche all'interno della monografia su Gratino, non arriva mai a toccare quelli che sono i cori più politicizzati di Aristofane, e anche quando mette l'accento sull'introduzione dell'elemento politico è un'introduzione strutturale, diciamo, ma non arriva a livello di contenuto. Questo ci ho pensato adesso mentre stavo ragionando. Probabilmente sì, allora al suo interno aveva qualcosa che gli faceva scattare, forse qualche lampadina di pericolosità o qualcosa di non perfettamente coerente col suo pensiero, col pensiero, e quindi forse l'aveva messo in secondo luogo, nel senso che per quanto poi il libro sia in realtà abbastanza breve, perché sono poco più di 110 pagine, discutendo molto del coro, sono sempre cori che hanno a che fare con aspetti teatrali, non sono mai cori politici, non è un coro dei Acarnesi, non è un coro dei Cavalieri o qualcosa di simile. Però in funzione di Aristofane è chiaro che apre la grande questione che ha ruolo. Sì, questo senz'altro. Sì. Grazie, è stato molto interessante. Grazie. No, volevo aggiungere semplicemente una cosa. Nel volume di Canfora, nel volume di Canfora che è rimasto a lungo a Bologna a fare ricerche veramente sotto tutti gli aspetti, addirittura personali, di Coppola, ecco, questo studio secondo me si vede molto bene come il passaggio da una prima fase a una seconda fase sia un passaggio veloce, semplicemente legato a questa ideologia che scatta e che lo porta ad abbandonare gli studi di letteratura greca, qualunque studio gli avesse fatto fino a quel momento, per addirittura dare agli studenti tesi legate alla cultura romana, alla letteratura latina, in ambiti di cui lui stesso non era competente. C'è stato uno storico dell'Università di Bologna che ha dato proprio delle tesi per ricercare negli archivi le tesi date da Coppola in quel periodo. Quindi c'è proprio un cambio di prospettiva che addirittura lascia pensare a un disagio anche personale. Era una persona sola, che viveva sola, quindi questo disagio personale ha portato ad abbracciare questa ideologia in modo tale da farlo quasi diventare cieco. E quindi c'è proprio, e addirittura Canfora
si è preoccupato di vagliare anche tutti questi aspetti, cioè ha fatto un lavoro veramente da storico minuziosissimo. Lì il libro di Canfora ha aperto un nuovo prospettiva e ha rimesso molto in ballo, soprattutto su tre elementi. Uno è intanto che la maggior parte del libro è dedicato al papiro delle reti di Ossirinco e con tutte le ricadute storiche che ci possono essere. Il secondo punto è che Coppola, subito dopo il libro sul Casino e l'Osso che hanno in lì, lui aveva, si era diciamo, proposto come volontario per la campagna in Abissinia, gli era stato negato, gli ha detto no perché devi stare lì a lavorare, eccetera. In compenso si era fatto mandare da Augusto in Spagna per il bicentenario di Augusto, eccetera. E sempre in quegli anni lì, che sono a cavallo anche delle leggi razziali, lui rompe completamente con Medea Norsa, che era l'altra idea di Geronimo Vitelli, una delle più intelligenti papirologhe di quegli anni, di fede ebraica, e che quindi viene, comincia a essere esclusa, sì. E peraltro se la prende, altra cosa che Canfora spiega bene nel libro, se la prende molto anche con Giorgio Pasquali, che diventa un contrasto proprio aperto fra i due che si attaccano sui giornali, quei giornali in realtà parlavano una voce sola a quell'epoca, quindi era Coppola che faceva pubblicista contro Pasquali sul giornale, attaccando indirettamente anche Medea Norsa, che era una donna che diciamo come scuola molte simpatie per gli uomini di oggi, perché anche Giorgio Pasquali, che difendeva poi alla fine, quando ci sarebbe stata la possibilità di farla rientrare dopo la guerra, comunque la tenne un pochino fuori dagli ambienti, eccetera. Comunque sì, quello è un cambio repentino che avviene negli anni a cavallo delle leggi razziali, e poi dal momento dello scoppio della guerra, nel quale in quei 4-5 anni poi Coppola finisce per avere una carriera fulminante, praticamente fino a diventare il direttore di Boni nel Sala di Salò e a finire quel tragico modo che sappiamo. Sì. No, ma ci sono ancora in biblioteca a Bologna i libri precedenti, per esempio un Pindaro postillato, sì. Ci sono tutti i suoi libri postillati, ma libri edizioni critiche greche, di autori greci. Grazie. Io ho un paio di suggestioni per l'intervento di Michele che mi è veramente piaciuto moltissimo e entrambi i frammenti sono molto stimolanti. Innanzitutto per il frammento 1 di Ferecrate, ma mi sono stupita guardando anche l'apparato di Castelossi, leggendo la quanti alla fine del verso 4 mi è venuto in mente il 99 di Eupoli, il lungo papiro conservato su lungo frammento conservato su papiro, dove si legge proprio il verso 6-7 dei Pnunti tonol cadon tinau tu. Quindi qui c'è una sinedoche, però e la parte interessante è che sta prendendo di mira personaggi contemporanei. Quindi questo sì era il primo punto. Il secondo, quando parlavi del consumo smodato di cibo e in generale di beni che fa un cattivo cittadino, credo che sia proprio così, ma secondo me non c'è necessariamente da implicare casi di difficoltà politica, cioè in commedia, soprattutto poi nell'evoluzione del IV secolo, il mangiare tanto, l'eccedere in generale, poi va bene, nel IV secolo poi verrà applicato di più al pesce, gente. Beh, opsofago in generale, anche non in momenti di difficoltà politica, possono appunto qualificare questi personaggi come cattivi cittadini, implicazioni tiranniche, eccetera, eccetera. Tutto qui. 99 è Demi, no? Sì, sì, Demi, se non è Demi. La parabola, secondo me, è una sezione lirica quella che evoca. Sì, da giugno, dai 6-7. Sì. Beh, questo aspetto. Quanto al resto, Virginia l'ho detto, ma l'ho detto persino in relazione alla vocazione della Tirreni, non soltanto il mangiare molto può essere semplicemente mangiare molto senza alcuna implicazione politica specifica, ma persino la vocazione della Tirreni potrebbe, sul frammento 2 sarebbe un pochino più deciso, il frammento 2 è un frammento che va letto in una prospettiva politica perché sono troppi i paralleli comici che spingono. Il frammento 1 potrebbe non essere affatto significativo, però se è vero, persino in relazione alla teoria, ma anche quanto al mangiare, tu stessa lo dicevi alla fine dell'intervento, l'opsofagia di quarto o di terzo è una cosa, ma l'opsofagia di quinto naturalmente tu
giocavi tu la tirambide, erano sospetti di tirambide dei mangioni, no? E dei, quindi, insomma, uno è una possibilità. È una possibilità, e per il mangiare troppo in modo smodato, e per il fatto che questo mangiare troppo sia, come dire, commisurato in relazione alla chileni. Ecco, ma è davvero una. Però c'è due. C'è due, e su due esiterei meno. Due davvero mi. Su no, due rigiocherei qualcosa, su uno naturalmente, però ho posto le cose, l'ho detto con chiarezza. Sì, no, sì, no, 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 ma Virginia. Hai ragione, opsofalia o anche polifalia. Opsofalia è una parola che per me, esperto diciamo, insomma, frequentatore di commedia di Quinto, opsofalia è immediatamente connotata politicamente. Polifalia cosa vuole? Perché più si scende nel tempo, meno la polifalia è connotata politicamente, per carità di Dio. Però qui siamo in Quinto, Agafoi, il frammento 2, la Fireme, e allora dico un sospetto. Purché siano chiare le linee di metodo che tu capisci, insomma, cercare di far parlare quello che c'è il più che si può. Ecco, io sono molto d'accordo, no, ma non ce l'ho. Io sono perfettamente d'accordo con questa lettura. Dicevo solo che secondo me non è necessario ipotizzare una difficoltà politica perché questo gioco comico funzioni. Cioè funziona anche senza la difficoltà politica alle spalle. Sì, certo. Potrebbe, se no. Grazie. Grazie per 99, ma sì, grazie Michele per aver vivificato questi due frammenti, in particolare e anche il titolo, cioè Agathoi, quindi è da intendere come riferito a quelli buoni esclusivamente, o possiamo anche appunto immaginare un'ambiguità, magari due semicoli, quelli buoni, quelli cattivi. Ci ho pensato i semicoli a Brema, no? Possiamo. No, no, chiaro, però in teoria diciamo può comprendere tutti quanti. Potrebbe. Magari fosse una nota, certo, è una cosa sulla quale non si può costruire nulla, ma che va segnalata come possibilità, visto che cori no, doppi o semicori contrapposti in commedia di Quinto sono attestati. Cioè, giusto, anche questo, certo. Però non ci costruire su, no, ma io i pochi, grazie, sì, sì, certo. Grazie per gli apporti prodotti che mi hanno indotto ad alcune riflessioni riguardo la civiltà latina e in particolare quella Magna Greca. Per quanto riguarda gli eccessi nell'alimentazione commisurati e alle ricchezze e alle triremi, mi è venuto da pensare all'edifagetica di Ennio, il Quinto Ennio. Laddove appunto Quinto Ennio invita a consumare il sarago, dice quando è grosso, però ovviamente poi nei vari apparati, e quando è grosso è perché il sarago di Brindisi è quando è ben pingue. E quindi questo mi ha dato lo spunto per alcune riflessioni sui lavori che sto facendo. L'altra riflessione riguarda invece Cratino, perché mi ha fatto pensare al nostro Quinto Radio Flacco, al Venosino, il quale in una satira appunto inizia una satira dicendo Euboliziatuc Cratinus Aristofanesque poete, riferendosi allusivamente anche alla libertà di paresia. Ecco, quindi c'è sempre questo elemento politico serpeggiante, perfino in Orazio che aveva avuto il coraggio di fare un diniego ad Augusto per quanto riguarda un grande poema celebrativo, preferendo invece la satira. Ora è vero che Quintiliano, a proposito della satira, dice satura tota nostra est, ed è vero che anche Ulrich Knoche l'attribuisce quasi esclusivamente alla civiltà latina, però personalmente, per quelli che sono gli studi che sto compiendo in questo periodo, ritengo che molti aspetti della satira latina hanno qualche debito con i comici greci e in particolare appunto con Cratino e con Aristofane. Quindi vi ringrazio per questi spunti e questi apporti che mi hanno indotto ad approfondire, almeno qui istantaneamente nel pensiero, questi elementi miei di studio. Grazie ancora. Altri punti? Ok,
così ringrazio. Io voglio solo ma molto brevemente, Giorgio, forse ti chiederò il testo, sono molto interessato per mille ragioni, ogni punto andrebbe, ma la linea è interessantissima, cioè queste forme substandard che non sono da cercare chissà dove, ma che sono in Sicilia. Questa, con Albio Cassio abbiamo parlato spesso di questo, lo sai? Certo, lo so. Di scambio, ma lo scambio di Diomede con Claudio. Sì, no. La questione della flotta, io penso a 14-11, sono i vigili della democrazia, e poi per Calvia sì, ma anche Leora, il Mangione. Sì, certo. No, brevissimamente, Giorgio, grazie mille. Solo nei casi di aferesi che hai portato, no? Taron, ecco, abbiamo sempre sillabe vocaliche, che cadono, è un fenomeno che si riscontra dappertutto. Non so se il caso di Trapezia che abbiamo evocato ieri sia un parallelo, perché in fondo la parola lì non è che nasca come tetrapezza e poi arriva l'ateniese che per lui e per comodità si mette a pronunciare la trapezza, cioè lì è la parola, abbiamo il miceneo torpezza, abbiamo addirittura la difficoltà di spiegarla comunque sempre con grado zero, che sia tetra, addirittura contaminato con un ctru, perché non si riesce a capire esattamente come si narra, non rientra probabilmente nella stessa categoria, no, di lingua andante, dove la feresi è semplicemente. Poi la seconda cosa, questo verbo di Epicarmo, biptazo, no? Cioè lì dobbiamo supporre, immagino, una forma come baptazo, no? che sta dietro, cioè non è un caso di metatesi, di battizzo che viene, ma è come nel caso successivo, plitatia, che è patra, cioè un po' come il mio cognome, per esempio Bagordo, in Toscana c'è la forma bigordo, no? In irlandese si chiama bigordi, cioè è una forma normale dove la prima sillaba in A per comodità, un po' per sciogliere di più la lingua, diventa lì. Quindi dobbiamo supporre lì baptazo, immagino, no? sulla alla stregua di Blitachia, che è da Batrachia, o sbaglio. Sì, giusta osservazione. Non ho avuto il tempo, neanche la comunità con la lingua, per spiegare tutto più tranquillamente. Ho fatto qualcosa per un primo esempio, per Aulera, e dicevo, forse la scelta ha qualcosa da fare con questo. Poi ci mancano i dati, perché c'è soltanto, era un A o dopo, dunque se avessimo una quindicina di esempi sarebbe meglio, e poi con differenti varietà per l'accento, per il tipo di sillaba, con vita forse anche come, effettivamente come per Bittazio, Baptiso, Bibapte, Nesipio, bisogna avere altre by forms, non attestate. No, quello che volevo sapere, cioè Bittazio non è la forma metatetica di Baptizio, ma è secondo me la conseguenza di una by form non attestata, questo Baptazio, come per Bittafia, dopo Batlafia, così via. Sì. Abbiamo soltanto pezzettini isolati di quello che ci vorrei la... Sì. Per fortuna che ne abbiamo più di una in comunicato. Thank you all of you for all your talks. My question for Jordan is born very much out of ignorance, but I thought the gap between your examples and finding examples of the same phenomenon in New Testament texts or from the Septuagint, I thought that was really interesting. And does that suggest that some of the texts in the intervening period that we think of as representative of everyday speech, actually, by not having these features, actually are not as representative as we might think at the moment? Should it prompt a rethink of what is everyday speech in those texts in those intervening periods? Exactly. Just in short, Olios. It's not Olivos. It's not because Alcibiades or Theorist were not well, good speakers of Attic. No, you can say this in Syracuse because there are some from Renton, from Sophron. So wasn't just not that, it's not the case of one person who is not able to speak for speaking good Greek. No, it was something was not the acceptable standard Greek. And it's not the problem that Jewish were speaking like this, or not accent, not at all, because if not,
you can say, okay, so proto-comicals or anaxenetical also Egyptians or Jewish, not the case. So we must look in different perspective about different resistors. Sorry for long words. Thank you. Chiudiamo la prima parte e facciamo adesso la pausa caffè. 15 minuti? Ok. Good morning, everyone. Thank you very much for coming to this session, which I am honored to chair. Let me thank, first of all, the organizers, especially Francesco Carpanelli, for inviting me, as I'm not a classicist, I'm actually a scholar in English literature. But possibly the idea came from the many conversations Francesco and I have. It's very inspiring to me, trying to bridge the gap between ancient and modern and contemporary artistic forms, which is precisely what this session will focus on. So we will have two speakers, as you can see, because unfortunately one speaker has pulled out, she couldn't come. And our first speaker will be Menelaos Karantzas. Menelaos is a PhD candidate at the Department of Theatre Studies at the National and Kapodistrian University of Athens. Menelaos also works both in Greece and the UK as a theatre director, dramaturg, translator of plays and essays, teacher of acting for the Athens Conservatoire Drama School, many other activities in the practice of theatre. Okay, and the paper, your paper today is entitled Lexis and Pharmaca, Remedies for Forgetfulness, the Use of Fragments of Ancient Greek Drama in Contemporary Performance. Thank you. Thank you, Professor Prudente, for this presentation. I would like to thank the organizers of the conference, Professor Carpanelli, Dr. Luca Osta, Dr. Giorgio Giacardi, for inviting me and giving me this opportunity to address such a distinguished audience. These last 4 days have been very interesting for me, and despite the fact that my Italian is very poor, I have been able to understand many things and also learn many things, for which I'm thankful to all the previous speakers. My speech will be from the aspect of a theatrologist and a drama practitioner, and not a classicist, and I believe it will introduce some new parameters to our discussion about fragments. My point of view as far as the theme of the conference, the Forgotten Theatre, is concerned, is somehow different from that of maybe everyone else in this room. And I'd like to present it to you and possibly ask you a big favor at the very end of my presentation. I was really excited to find out about this conference, the main subject of which is the same as the subject of my PhD research, the fragments. But I had some thoughts about the conference title. We're talking about theatre, of course, but is it forgotten? I think that the presence of so many people here today and during the previous day proves that there are many who still remember it. It would be very interesting to get into discussions about memory and forgetfulness around the issue of fragments, but being a man of practice, when I prepared my presentation, I decided to talk about what seems to be one solution to forgetfulness. Hence, I gave to my presentation a title that itself comes from a fragment of Euripides, but includes what I propose to happen as far as the notion of forgotten theatre is concerned. Lithis pharmaca, which means remedies for forgetfulness. And although this phrase has dubious meaning, does it speak about remedies that help to forget or help you not forget, I tend to think that it serves my purpose very well if it is read in full. That is, lithis pharmaca orthosas monos, άφωνα και φωνήντα συλλαβάστηθης. I'm reading ancient Greek in the way I'm taught in school, through modern Greek, and not following the Erasmian pronunciation, but I hope you still understand me. The man who speaks is Palamedes, the protagonist of the homonymous tragedy by Euripides, which is now lost in the play. But this fragment is enough to ring the bell. What could be these remedies for forgetfulness that have now no voice, but yet speak in our case? My answer to the riddle is the performance of the text.
Lines written on papyri or found through the writings of other writers have no voice themselves, but if an actor speaks them out, then the forgetfulness is gone. Thus, the point I'm making with my presentation is that in order to keep remembering this part of Assembly Theatre, that's so important, is to use its text in contemporary performances. This is a way to enliven the fragments and also a way to fight forgetfulness. To my opinion, the fact that because of luck and also because of meticulous research, we have in our hands pieces of theatrical texts that were performed on stage at least once, makes the whole idea of presenting them again on stage really exciting. If we look at it from the outside, Assembly Drama is a theatre's journey, still thriving today, and its productions are very popular worldwide. The common textual material which is used, and in a way recycled globally and annually, consists of no more than 50 plays in total, and they are all performed continually with greater or lesser success, and in different styles, while they stand as reference points for other contemporary theatrical works. Yet, the plethora of fragmented text of ancient drama remains practically unexploited. And as David Wiles has suggested, there is great potential in classical lacuna. If the right frame is created, an incomplete text can be turned into a complete experience for an audience. Coming back to my previous point, the surviving fragments of ancient Greek tragedy are pieces of text that have been performed at least once, since there's no evidence that Aeschylus, Sophocles, or Euripides left behind any drafts of plays not presented in classical times. This means that these fragments and the tragedies they came from have proven their performativity in the theatrical environment for which they have been written, and indeed some of them have been parts of the most famous and popular plays of the theatre genius. Nowadays, when classical scholarship increasingly deals with fragmentary texts, the availability of the tragic fragments could challenge the imagination of theatre practitioners, for they constitute an abundant material waiting to be used again in performance. In the recent years, more than few performances, possibly around 40, have been created using fragmentary material worldwide. The exact number of the performances cannot be assessed at the moment, because at least my research continues and occasionally new material is added. However, during the analysis of these performances, three approaches appear apropos how fragments have been used by the performance creator, which I will present to you in a few words. I call the first approach reconstructive, and I believe this name explains a lot. This approach aims at filling the gaps of the fragmentary tragedies, thus presenting complete reconstructions of lost plays. In this approach, the surviving fragments of the play, more text is added in a seamless way. It can be either new text, written a la mode of the old one, or it can be text from other sources of the same period, added to fill the gaps, under the guidance of ancient prefaces and other supportive material. The reconstructive approach is highly favored and facilitated by classical scholars, since reconstructions and readings of lost dramas have for long been the subject of philological research. So in cases where performance is based on a reconstructed text of an ancient play, the philologist is the person to turn to, and in a way he or she leads the creative team. A typical example of this approach could be Alistair Eliot's Phaethon, which is a reconstruction for performance of Euripides' tragedy with the same title. Another great example is the attempt to reconstruct a full trilogy, like the Iliadic trilogy by Aeschylus, for which I believe next speaker, Dr. Nikos Mamoussakis, will give us more details. The second approach uses the tragic fragments as starting points, and from them full-length plays are written, in which the older pieces of text are combined with the original material and plots that depart from the ancient drama, thus creating something that is essentially a completely new play. This approach can be called aesthetic, since its basic aim is the creation of a new play in which fragments are used, but the result doesn't necessarily copy the ancient play. The playwright is usually the person responsible for the aesthetic use of fragments in performance, and it is his or her mentality and inspiration that lead the creative process. In 1988, Tony Harrison created a play entitled The Trackers of Oxyrhynchus, based on fragments of the Sophoclean satyr play Ikhnefte, which were discovered in Oxyrhynchus papyri. This new play used the found text
and the plot of Knechtel, and surrounded by a new plot and new material that commented on the current political situation of that time. This is one of the most characteristic examples of the aesthetic of George. Another example could be a play, could be the play The Love of Nightingale by Timberley Wertenbrecker, who used material of the Sophoclean play Tyrrheus. In the third approach, fragments from different plays from one or more tragedians are combined in a theatrical montage so as that a novel performance text emerges. What better name could be given to this approach than plastic? The word derives from the Greek verb plastikos, from plastos, from the verb plasin, which means to give form, to shape, to mold, to mold, to mold, to model. Neither construction nor contextualization is at all an issue in this approach. The fragments are used solely for the face value, their inscribed text, thus allowing various arrangements according to different narratives, ideas, or themes. In this approach, the leader is the director or the dramaturg, who decide the theme of the performance and select the fragments to use accordingly. The examples of this approach are far more uncommon and more diverse than those of the previous ones, and they cover a wide range of performances from representational to post-traumatic. Another extreme example of this approach is Kelly Cooper's Fragment, which was presented in New York in 2006, and in which three actors address each other using only lines from Sophocles and Euripides' fragmented plays, having war as a general theme. Also, another exemplary performance based on fragments from various plays by Aeschylus is the Epigone of the Greek director Theodoros Trizopoulos, which we'll look in more detail in the second part of this presentation. During the last 50 years, the notion of fragmentation has progressively become more centralized in the field of the arts, particularly because of the fact that individual life is lived less and less as a coherent story, but much more as a series of fragments, phases, and episodes. To reflect this, and after its turn towards abstraction and alienating means of staging, theatre takes on a fragmentary and partial character, trusting individual impulses, fragments, and microstructures of texts in order to become a new kind of practice, as Lehmann has argued. Hans this Lehmann. This practice, where narrative fragmentation prevails and the method of collage is favored, while the co-presence of performers and spectators becomes the epicenter, has been described as post-traumatic theatre. It's my belief that post-traumatic theatre offers an adequate substructure and provides a unique environment for exploring the performance potential of tragic fragments, confirming at the same time that the post-traumatic impulse, and specifically its manifestations in using Greek tragedy as material, suggests something beyond drama, that more convincingly represents a fragmented, disentered world. The current use of the idea of fragmentation in various aspects of our lives provides a link between tragic fragments and the fragmented self. As Edith Hall observes, fragmentation is a vital key to the current understanding of the notion of the self in the discipline of social psychology. Closely connected to the above are the contemporary discourses on the ubiquitous notion of trauma. According to them, quote, "Trauma is a wound inflicted not upon the body but upon the mind, a bridge in the mind's experience of time, of self, and of the world," end of quote. This quote is from the seminal work of Kafka Ruth's about trauma. Furthermore, the development of trauma theory is underpinned by a history of theatricality and performativity, and performativity is inherent within the structure of trauma. When combined, this whole argumentation could suggest a possible use for the tragic fragments as performance material in addressing trauma by using language and text. As it's obvious, tragic fragments have physically survived until today, and this fact resonates with the idea of the survivor of trauma. This idea is somehow central to both ancient Greek tragedy and also to our contemporary sense of historical identity. What cannot be overlooked also are the specific associations of trauma with communication. First, there is the thought that although it has a shocking impact, trauma is anti-narrative, while at the same time it generates the manic production of retrospective narratives that seek to explicate the trauma.
Furthermore, it is a fact that even though drama might elude language and communicability, many survivors of drama speak of the need of, or indeed of the compulsion to testify and to make other people aware of what has been lived through. Thus, it becomes evident that in order to attend to the performative aspect of trauma theory, a particular kind of text needs to be invented or employed. Tragic fragments have strong affinities both with the notion of the fragmented self in drama and with the textual and linguistic demands of this self that this self possesses. What can be deduced from the previous arguments, which were a bit theoretical, will be identified in the analysis of the performance of the Piccoli that follows. And I invite you to look closer to this performance through the prism of what has been mentioned so far regarding fragments and trauma. Theodoros Trezopoulos is a Greek theatre director who can very successfully bear the title of an auteur. Since the mid-1980s, he has gained international recognition and he has invented a personal method of teaching actors that is now taught in various drama schools and universities around the world. He studied acting at the Berlin Ensemble, and since he returned to Greece, he has directed a great many productions of ancient Greek drama that have toured internationally. He has experimented a lot on almost steady with an almost steady ensemble of actors who are committed to carry out extensive research for the creation of his production. His work on ancient Greek tragedy, even from the early stages of his career, has opened alternative routes to the approach of ancient Greek drama and has placed Trezopoulos among the most reputable international avant-garde directors of our time. In 2003, he directed a play called The Epigone, which premiered in Germany and after a month it was presented in Delphi. The play remained in the repertoire of the Trezopoulos Theatre Company, which is called Attis, for at least 3 more years, and it also toured around the world. The raw material for this play were fragments from Aeschylus' plays, and it was the first time this material was used as performance material in Greece. Trezopoulos had worked on Aeschylus' plays before the Epigone, and he had directed Prometheus Bound and The Persians. In the next 2 slides, you may see the credits for the performance that took place in Delphi, and luckily enough, it has been recorded. During the presentation, we'll see some photos and also some footage from the performance. 5 male actors and 1 female actress played in the performance, and we'll see more details about the roles further on. Trezopoulos created Epigone during a period when people around the world were highly sensitized after the American invasion to Iraq. Thus, the artistic endeavor of the director coincides with a major political event, which gives the performance very specific aesthetic, cultural, and political determinants. Trezopoulos here examines the irrationality of the war, and for this expression he used some of the surviving fragments of Aeschylus' plays. The variety of fragments that the director used can be seen in your handouts. Between them, there are small blue-eyed fragments on one side and long monological fragments on the other, all weaved together in such a masterful way that it becomes difficult to identify all the plays and all the fragments, even if you look at them very carefully. The title Epigone, which in the original ancient play referred to the sons of Zeus against Thebes, who set out to avenge the death of their father, here is used with the meaning of their descendants, who have fought a war and suffered greatly from it. The play has the well-known structure of an ancient Greek tragedy. There is a prologue, from which you can see the photo, where Europe, the character from the play Parians or Europa, describes how she bore her children and how Ares, Mars, is now taking them away from her and kills them in war. If you watch the set carefully, you will see that the whole space of the orchestra is filled with army boots, and Europe also holds 2 of them during her monologue. What comes next is the parados, where Europe calls the member of the Corso States, using again fragments of various plays. At this point, the only surviving fragment from the play Epigone is used. I think it's really fascinating to watch the entrance of the chorus in a short video clip. This is Europe, as I said before.
Well, for sure, it doesn't look like what you may have in mind as the ordinary staging of ancient tragedy. And there are a few things I'd like to point out, which I believe you have noticed. First of all, the language is modern Greek, since we perform ancient dramas in our modern language, so they can be more accessible to the audience. Seldom, and for very specific reasons, some productions are given in the Icelandic Greek language. Then, you possibly have noticed that almost all the elements of the Zoglos Mythos can be found here. You've noticed the presence of the body and how it's signified by its nakedness, and particularly in this bad situation of looking at these footage, it made absolute sense, the antithesis between the naked skin and the blackness of the set and the costumes. The importance and the exaggeration of breath, the rhythmic connection between text and movement, the geometry of the actors' configurations on stage, and what is the most characteristic elements of the Zoglos staging, the gesture. The body becomes a unit of movement, and gesture becomes a fragment of the whole. There is extensive bibliography on the Zoglos method, and it's beyond the scope of this paper to analyze it. The only thing I would add is his own words about his theater. It incorporates the energy of the body, human memory, and life experience, and images which have been stored within it. After the paradox, we watch six characters telling their stories and focusing on their deeds and their sufferings in a form that could be considered as episodes. There are three heroes from Iliad, Achilles, Philoctetes, and Ajax, who lament for either the loss of a friend and a lover, or the physical pain of an inflicted wound, or a deed that was done during moments of divine madness. Also, there are three more heroes from Greek mythology, Heracles, Apollon, and Prometheus, who also bring themselves to sufferings as they come closer to the moment of their death. So despite the fact that not all heroes are in war, the Zoglos use their stories to speak about the aftermaths of war. There is a language play throughout the play, and you can see it represented at the right part of the slide. The sounds of the two words that the chorus and each of the characters use to call gods, Thea, Zeus,
and Adi, Hades, are quite similar, and you must notice that in Greek. And the fact that one sounds like an anagram of the other, so when the voices and the sound mix, we don't know exactly which god is called in the end. Dia, Adi. It has this kind of rectangular shape that I have put in the right side of the picture. Between the stories, there are short passages when all the characters become members of the chorus, and transitions from one character to the next is through the formation of various geometrical states configuration of the chorus. Then, one member of the chorus says the following phrase, which is the introduction to each character's story. Stavakri mesa idono, ποιος θα βλέπει τα πάθη, here goes the name of the character to be presented, και δεν θα τον πενθούσε. This introductory phrase is added, and it doesn't come from a particular fragment. It is there to connect stories together and to start the story again from the beginning. It is part of Terzopoulos' work to use repetition in order to signify how things keep happening again and again. And although people suffer and pay the price for their own mistakes or for God's revenge, they struggle and they fight until the very last moment of their death. I believe that after the connection I pointed out earlier between fragments of the text and fragments of the self, you can get the idea of how the performance works for the audience and how the idea of drama is expanded through the fragments of the story presented on stage. The episode mostly connected with war is Achilles, Achilles' lament from the death of Patroclus. All the surviving fragments from the play Myrmidons are used in the performance. Here, for once in the play, the actress that played Europe becomes a new character, Thetis, and has a long monologue from the fragment that exists from the play The Judgment About the Arabs. This is the only instance in the play where this happens, and it's also one of the most powerful moments of the play again, when the chorus produces photos of young men who died in the war and accompany Achilles' surprise when he hears the news about Patroclus' death and then laments over his dead body. During the rest of the performance, Europe stays at the back of the stage and watches. The once young and beautiful girl, whom Zest abducted and raped, is now an old woman who walks with difficulty among army boots and simply sees in silence the stories of her sons passing in front of her eyes. Her body is covered with what could be a spider's net, a symbol of stillness and of old age, thus signifying that the aged mother of West civilization, who is also the mother of the most catastrophic wars in the 20th century, is unable to react to what happens to her children and sees they are only to take care of the victims of these wars just before they die. She is the present absent witness of the end of European history, a history full of wars, violence, and losses. There are so many things to say about this play, but I do not intend to bombard you with more details. The last comment I want to make has to do with gestures. Gestures are very important in Terzopoulos' theatre, since he primarily worked with actors' bodies and then with words. Expressive gesture is used so that the body can mobilize externally its internal feelings, which are usually triggered by a manic tension. Gestures allow a body to be displayed in extremis and lead the rhythm of the tragic words, which are now embodied. In the world of epigony, lamentation for the loss and anger for the divine are expressed through gestures, which are connected with the sound which is produced after the end of words. All this can be better demonstrated in the video clip that I would like you to watch. It is the end of the play. The main character we see on stage is Ajax, and near the end of his story, what is left after his divine madness is the hand gesture and the sound, which the other member of the chorus eventually adopt. This is Ajax. He has destroyed the set. Oh!
repetition, geometry, breath, words, odiesa da panda, which means Zeus is everything, and after that, silence, and the unveiling of Europe. This is the end of the play. In conclusion, what I wanted to point out with my presentation is that the theater of fragments does not necessarily have to be forgotten. Apart from brilliant initiatives like this conference, there's plenty of space for bringing again the fragments on stage. There are theater practitioners who are convinced that fragments need not remain forever on the papyri, but they can have a new life in contemporary performances. I tend to collect these performances that are based on fragments, and as experience has shown, one of the best sources of information is the word of mouth, in the sense that there is so much information about performances that cannot be found on the internet or elsewhere. And this is the favor I'd like to ask from you. Please write down my email, and if you happen to watch or have watched in your country, your city or your university, a play based on fragments, or if you know of a director or a theater company that worked with fragments, please send me some basic information about it. It will help greatly to what I believe is the scope of everyone in this room. The Forgotten Theater does not remain forgotten anymore. Thank you in advance, and thank you for your attendance. Thank you very much, Nicolas. I'm sure that your request will be fulfilled. We leave the discussion at the end of the two papers, so that we can collect the two presentations. The second speaker is Nikos Mantzakis, who has written a PhD thesis in which he has applied computer linguistics to the Scylian corpus. And he has studied the authenticity of the Prometheus bound and the ending of the seven events at Thebes. And Nikos also works as an assistant director, so again we are in the both fields of theory and practice for the stage of Greek drama in the Athens and the Epidaurus Festival. Nikos is currently a postdoctoral research fellow in ancient Greek at the Department of Classics at the University of Athens, and a research associate at the Center for Greek and Latin Literature of the Academy of Athens. So as you said, you actually come from the same institution, but from two different departments, which makes it very interesting and gives us an idea of what collaboration should be. The title of Nikos' paper today is Simulating Aeschylus, Theory and Practice of the Iliad Trilogy. First of all, thank you for having me here. I want to thank the organizing committee. I'm a classic scholar, but also a theater practitioner, not a director. I've worked as an assistant director, and I still do. I've been working in the Iliadic trilogy for some time. I mean, from both aspects. It's the aspect of a classicist, the aspect of the theater practitioner, and I'm gonna talk to you about both. Most of my presentation will be about the stage result of this work, but I will begin with something else. First of all, I want to tell you that I like fragmentation a lot, and I believe, yeah, it's true. I believe that all the classical world has come down to us. In a way, it's in ruins. It's the fragmented. It's a fragmented world for us. Once I had a discussion with Professor Brown, Adele Scafuro, and she was telling me that even the plays that we have, that they're whole plays, Agamemnon for example, they have come down to us so traumatized. There are so many problems, so supermit problems with the text. The text itself doesn't exist in the way of it. And it was an interesting remark, I recollect. The story of this project began at the Acropolis Museum. I'm going to tell you the story. A friend of mine, Angelos Paniotis, who's a professor at the Princeton
Institute of Advanced Studies there. He was a curator in an exhibition for the emotions in ancient Greece. And he made an interesting, he was showing us around, me and some other scholars, and he made an interesting remark that, like, the first word of the first line, the first book of what is now conveniently considered the first work of Western literature, the Iliad, is Minis, is wrath. And hence, in some sense, this is the first Greek literary word. And that, like, I was stuck with this idea of how this whole Raven civilization began with wrath. And working on Aeschylus, because my major was on Aeschylus, my PhD was on Aeschylus, and I've been like working most on this author, came to my mind, how did this author, I knew of course that he had adapted the Iliad for the stage at some point in his career, and I started thinking, how did this happen, how did he reshape the material that he had in his hands, because he had an Iliad, most probably the same Iliad that we have in our own hands now, and he shaped that material for the stage. And I started thinking, and I got into Aeschylus' quote, famously quoted to have said that, you all know that, his own tragedies were steaks cut from Homer's great banquets, perhaps early in his career, he dramatized the Iliadic story in a thematically connected trilogy, the Myriads and Nereids and Phrygians or Ransom of Hector. And the opening piece of this composition seems to have corresponded approximately to books 9 to 18 of the epic. And its setting appears to have been within the heart of Achilles. More specifically, it seems that Aeschylus in the first part of Myrmidons, clearly for reasons of theatrical convenience and dramatic economy, fused together the events taking place in Iliad 9, the embassy, as you all know, and Iliad 16. In both these rhapsodies, the tide of the battle has turned in favor of the Trojans, who, with the fires they have started, threaten the ships of the Achaeans, and at some point, actually, managed to stop burning them, and we have. From what we can tell from the surviving fragments of Myrmidons, in this play, Aeschylus mainly dramatizes the embassy, the Achilles, and the hero's response to the death of his lover Patroclus. And I started thinking, after I gave you this information, how did he use the Iliadic material, how did he... And if there's a way, that was the idea, if there's a way to reuse, that was my first thought, to reuse the Iliadic material to reshape the text that we have, the ancient text, to find, like, to fill in gaps in the ancient text. That was my first thought. This is a papyrus from the opening of Myrmidons, an actual papyrus, and this is the Rudd rewriting. And I got particularly interested in the beginning. We have like these two lines. The first line comes from Aristophanes too. There's a very interesting paper by Theodore Charco. It was written, I think, in 1982, and he presents how he maintains that Aristophanes in The Frogs used the character of Achilles from Aeschylus' own work as a model for Aeschylus himself in the play. And that was very interesting, because suddenly we had an overview, a distorted overview, of course, in the character, in what. And I got particularly interested in the beginning of this play, and I was stuck with the idea of Minis. How would, like, Aeschylus use, would he use this word at the opening of the play as Homer does in his own work? Would he be, it's a crazy idea, but, and I started, like, trying to, like, fill in the gaps and using the material, the actual Iliadic material, and this came up. And this will be
published soon in Hermes, the Hermes journal, which has been in the next. And I was trying to put in the minis word. And first, the first thing I did, I was trying to find where it could be put, and I came up with this. He, Aeschylus, could have used the word holos instead of minis, and he could have used the word kotos. We can reason that he probably didn't use the word holos, because he does not use the word holos at all. The word holos is used only 4 times in the Aeschylean corpus, and these 4 times are all in Prometheus Bound. And Professor Griffith says that this is an indication that one of the many indications that holos is not Prometheus is not Aeschylus' work. So he could have used it, but like maybe he did not. He could have used the word kotos, that is it's a particularly Aeschylean word, kotos. Aeschylus used it most of all. But he could have also used the word minis in the way I present you here. This is not like what he did, but what I thought that he. This is an anapestic passage, and it works with the anapests. It's, maybe he did, maybe he did not. This is like an imaginative thing, I guess. And now I pass to what we did to reshape the fragments on stage. I worked on this material with students from the Greek National Theatre of Greece Drama School. And what we did is we took Homer, and we took other indications about the Aeschylean trilogy, and we tried to make it into a play that could be presented. This was part of the exams of the students last year, the final exams, and there was a stage, of course, in the school, in the drama school. I was there as a representative of the Academy of Athens, and we did an interesting stage experiment. First of all, we've got a lot about this trilogy. We've got indications about how it was directed, and that's very interesting. In Frogs, Aristophanes tells us a lot about how this play was, in a way, staged for the first time. He says that Euripides says about Aeschylus, he'd always start by having some solitary character sit there muffled up, say Achilles or Niobe, not letting them see their face, or a poor excuse for tragic drama, or hear even this much as a beep. So we know how this play begins. And while they sat there in silence, his chorus, Aeschylus' chorus, would rattle off 4 suites of choral lyric, one after another, without a break. So we know what came after. As Achilles was sitting there, the chorus was like singing, and this thing was going on forever. The spectator was sitting there waiting for the moment. Of course, this information is distorted. It comes through Aristophanes, who's of course, as we all know, he changes things in his own way, for the comic relief. But if you go to the core of the information, it might be right. The spectator was sitting there waiting for the moment when his Niobe would make a sound. Meanwhile, the play went on, and then he'd be
hung along like that, and the play was half over, he'd come up with a dozen words as a big as an ox, with crests and beetling brows, etc. So there was a burst when Achilles spoke for the first time. He just exploded. And these are interesting information for a theater practitioner to use for a classicist to reconstruct the Iliad, the Myrmidons. Based on this, it's like moving sand. But for a theater practitioner, it can work. It can take you to places. We also have this, which is very interesting, from the life of Aeschylus. In Niobe, the protagonist is seated, mantled for 3 days at the tomb of the children, and does not utter a single word in the ransoming of Hector. The same thing happens with Achilles, who is mantled and does not speak, apart from some brief exchange with Hermes at the beginning. So we know that we've got a mirror scene. In the first play and in the third play of the trilogy, Achilles was seated and he was mantled and he was not speaking, but for different reasons, as we're going to see. And we know that at the beginning of the third play of the trilogy, we've got a character there, and this character is Hermes. So we pretty much know how what Aeschylus did in the ransoming of Hector, which is quite different from what Homer did. And Plato tells us this about who is who in this play, and Aeschylus talks nonsense when he says that it was Achilles who was the lover of Patroclus, for he excelled in beauty, not Patroclus alone, but surely all the other heroes, being still beardless, and moreover much the younger, by Homer's account. So, this is an interesting information about how these characters would like be put in a play based on Homer and based on the fragments by Aeschylus. And we've got evidence from art, which tells us that Achilles and Patroclus, mainly Achilles in this, were a homosexual couple, that's very well known, but Achilles was presented in art like not an Erastes, but an Eromenos. He was mantled, as in many vases and many we have about the Eromeni. And he was like next to another man who was trying to get him there, to make him speak, to make him come to him. And he was not. And it's very interesting that what Plato says, that Aeschylus changed things, he actually changed them only to distort the whole thing. Achilles is also, he acts like an Eromenos in Aeschylus' play, if and only if the evidence from art is sound, of course. This if comes again and again and again, and will always be there. I'm going to talk to you about Myrmidons. When we started like working on this play, trying to figure out what it would be, we cataloged some things. We listed like events in the play that, based on the fragments and based on Homer and based what we may act out of this, would be in the play. Achilles was seated and mantled. The chorus of Myrmidons sings for some time, asking Achilles to return to battle. Phoenix, Achilles' tutor, we know that there was no real embassy in Aeschylus' play because there was a two-actors play. Only Achilles and someone else could be on stage. Like speaking actors, of course. There could be a parahori, a chorus with them, but Phoenix, Achilles' tutor, comes on stage. He's sent by Agamemnon to tell him that he's giving him Briseis back and many more gifts to rejoin the Achaean army.
Yet if he is not convinced to do so, the crowd will stone him to death. There is an extremely interesting fragment, a papyrus fragment, who tells us that, who shows us that Phoenix tells Achilles that if you will not accept the gifts, if you will not come to battle now, Agamemnon will give you to the people, and the people will stone you to death. So this is how he changed things from Homer. The most interesting thing about this trilogy, it's that it's a trilogy about the body. It's a body. Bodies are won and bodies are lost in this trilogy. And everybody fights for a body. It's not only Hector's body, but in the first play, it's Achilles' body. Everybody wants Achilles' body. Everybody wants him back in battle. His soldiers, the whole Achaean army, Agamemnon, everybody wants this body to come back to battle because that's the only way to win the Trojans. Afterwards, Patroclus' body comes and everything happens for Patroclus' body. This body is lost and it's won. And afterwards, Hector's body, his dead body, is the main thing in the trilogy. After that, Achilles rejects Agamemnon's gifts and sends Phoenix back. Patroclus, Achilles' lover, comes on stage to ask him to pity the Greeks and rejoin the army. This we get from Homer. Probably it was a piece of the Aeschylean trilogy also. And if he does not want to yield, allow Patroclus to take his armor and join the battle to trick the Trojans. Achilles gives his armor to Patroclus and sends him to battle. It's an interesting fragments there, along with the Myrmidons. Achilles is left alone on stage and prays to Zeus, as we get from Homer, for Patroclus to return and safe unharmed. Patroclus dies in battle, killed by Hector, but his corpse is saved by the Achaeans. This is it could have been, I think, the most reasonable way to put it on stage would have been a messenger speech, of course. Achilles laments over Patroclus' body. In this part, we've got the most interesting fragments in the whole trilogy, I guess. And Achilles cries for a new armor to rejoin the battle, to kill Hector and avenge Patroclus. These all could have been events in Myrmidons, stage events in Myrmidons. And that's what we did with the students. The beginning. We've got three Aeschylean fragments that could have been from the opening of Myrmidons. They probably are from the opening of Myrmidons. The fragment that I show you at the beginning, a papyrus fragment. But how could you do that? I mean, the information is that you have Achilles singing silent, and everybody is asking, the chorus of the Myrmidons is singing, asking him to come back to battle, and you only have like so few lines. How could you put that on stage? We use Homer. I used indirect speech reproach of the Myrmidons to Achilles in Iliad 16. It's a very small passage, but it worked well. And I also used a description of Idle Myrmidons in the Iliad 2. It's a part of the catalog of the ships. There are parts that we hear about the Myrmidons themselves. In direct speech, it would have been like the Myrmidons would be reproaching Achilles about not letting them get into battle. And that's what we turned them into, direct speech, and we used them. And still, the passage was very small. We wanted to go with Aristophanes and like, how would this go on forever? And we then thought of Odysseus' last backstory of Zeus' snake in the Iliad 2. Like, there's a very interesting story that after the fall stream of Agamemnon,
and him telling the army that they would probably go back. There's an Odysseus speech there, and he says that the oracle Calchas has foresaw the tenth year of the war, they'll take Troy, and he uses a very interesting story about a snake. They saw a snake, and they say, we're not going anywhere. Odysseus says, we're not going anywhere. We're staying here because the oracle Calchas said this, and he saw the snake, and he interpreted the snake like that, a red snake, a very interesting passage. And what we did is, the Myrmidons came on stage, and they started trying to convince Achilles, who was sitting and silent, to come to battle, and he wouldn't like move or speak. And the Myrmidons, at some point, after telling him the text that we have like from Homer and the Aeschylean fragments, they were starting retreating. They said like, okay, if you don't want to come to battle, just we're dropping our weapons. And then one of them comes to the center of the stage and says, no, we're not going anywhere. We're staying here because the oracle Calchas said this and that. And it actually worked. For the stage, it worked. I'm going to show you some pictures from the performance. This was the beginning. We tried many things about how Achilles would be. The seated guy is Achilles, of course. We had him standing. We had him facing the Myrmidons. We had him inside the Myrmidons, like moving around. What worked the best was the information we got from Aristophanes. A seated person, not facing the audience, everybody waiting for him to do anything, and like everything going on. And it worked. I mean, it was like, it was suspenseful. And we used that. We used the actual thing, if it was the actual thing. And we also used it at the end of the play. I'll show you later. And we've got this people, boys and girls, of course, because that was the students. These were the students. Trying to convince him, using like leaving their weapons. And then Phoenix. And the Phoenix was played by a girl. It was an interesting thing. She was like made like a totem, a very old thing that has no sex. And it's the old tutor of Achilles. He's the old tutor of Achilles, and he comes to tell him that they're gonna stone you, and there was an interesting tie there, that when Achilles sends Phoenix away, he's like losing a father in the play. And we were based on that, on this, to build a relationship between them. And of course he sends him away. And telling him, we used the fragment as it is, because Achilles in this papyrus fragment from the scene with Phoenix, he tells Phoenix that you come here to ask me to come back to battle, and if you all just want me to come back to battle, isn't it that I am everything for the Achaean army? This Achilles is very narcissistic, and we're very much based on that. Even in the way he laments for Patroclus, he's very narcissistic. He says to Antilochus, Antilochus, don't cry for the dead man. Cry for me. It's me that I lost everything. One of the students once made a very interesting remark. He said that Achilles in this trilogy is a boy growing up. And probably that's it. He's reaching maturity, in a way. And then
we had a problem because we had a very small scene with Patroclus, who would come and ask for Achilles to give him his armor and go back to battle. How would these two lovers act on stage? We tried to fuse like the feeling of love with the feeling of angriness, and that's how it worked. Achilles was still angry, but he would not resist help the Greeks because Patroclus asks him to. And so Patroclus takes the armor, and there was a scene that he was trying to put it on, and it was very heavy for him. And like on stage, it was like he was trying to bring him to his chest, and it was not quite so possible. And then the Myrmidons use some cries, try to leaving for battle, as Patroclus was saying that we're going to battle to bring honor to Achilles, and that's our goal. And then a problem. Patroclus goes to battle, Achilles is left alone on stage, and then we've got the messenger speech that Patroclus is dead. But what about what happened in the middle? We didn't have, of course, a choral lyric as Aeschylus would have. We had nothing. The only thing we had is a prey that we have from Homer. Achilles is left alone on stage. Probably he was left alone because the Myrmidons left with, the chorus of Myrmidons left with Patroclus. So they couldn't have stayed on stage. So probably he was left alone in the actual play. And, but the intermediate time was, we had to find something, and we used this prayer. And Achilles is praying in the words of Homer for Patroclus to come back. And then the Myrmidons return, and a messenger, Antilochus, we know who this messenger is, this is an eponymous messenger, tells the story of how Patroclus died. And at first we had the idea that when the messenger begins his speech, he would say, "Oh, Patroclus is dead. This happened and this happened and this happened." But when we started rehearsing, this idea changed very much. It would have been, probably Aeschylus didn't do it, but we did it because it was more suspenseful in a way. This message would have been much more interesting at the end of the messenger's speech. Like, the messenger cannot tell Achilles that Patroclus is dead. So he's using the other information to, like, prolong the time that he actually has to tell Patroclus Achilles that Patroclus is dead. And, of course, he says the thing, and Achilles starts his lament. And there was another problem. We had to remold this lament because we only had this fragment. Okay. So we had to use this fragment, and we had to make for a full lament of Achilles. And this is the only time in the whole reconstruction procedure that we used pieces of text from other authors. I translated the fragments for the students, and they brought like pieces of poetry, Greek poetry, that would like fit in there, and we actually made a lament. We made it from scratch using the fragments. And then the narrates is the second play. I can't tell you much because the time is
But Thetis comes on stage, and there was a comic relief at the beginning of this because we took this from Homer. Homer is speaking, he makes the narrates go find Achilles before Thetis, and they introduce themselves. And they say, I am this girl, and I am this girl, and I am this girl. And this was interesting. We made it like a comic thing. Like, this girl sees Achilles for the first time. As the chorus in Iphigenia and Aulis sees the great warriors, and they're stunned, and they like play with them. And Thetis comes on stage, and he has time to fight with Achilles, but she gives him a new armor to go fight. And this was kind of difficult because you had a 22-year-old girl playing Thetis and saying lines like, "It is for this that I brought you up, my son, my bitter offspring." How do you make a 20-year-old girl say that? And then we definitely needed a chorus part. So I turned the Shield of Achilles, this scene, into a choral ode, and it worked. It very much worked. And then Achilles goes about and kills Hector, and we learn from a messenger speech that what happened. And then Hermes, played by three girls, comes to Achilles to tell him that Priam is coming to take the body of Hector, and he has to give it back. Priam comes on stage, and we use the Iliadic material of Iliad 24 for that. And he takes the body, and that's one of the most... It's like, I think it's pure perfection when Achilles himself touches the body of Hector and gives it back to his father. It's like a peak in literature. And Priam takes the body and goes back to... And we use like parts from the Iliad to make choral and intermissions there. And this is the last scene, as Achilles seated with his trying to not listen to the lament over Hector's body, not facing the audience. And these are my students who are great. And thank you for your interest. Thank you very much. As expected, the two papers interact very well. I think not only in terms of focus on contemporary performance, possibly in the approach, valuing the fragment in itself, in metaphorical and creative terms. On a very personal note, of course, this resonates much to me as a person who studies modernist literature. But I want to obviously leave room for questions from the audience in the few minutes that we have. Yes? Thank you so much for those papers that work so beautifully together. I have a question for both of you, I think it works for both papers, which is, how do you talk about the concept of the fragment with an audience? So, Nikos, for you, did you do that? Did you have a kind of talk back or a program or something like that that actually addresses what a fragment of drama is? And also, Menelaus, did you find the directors try to do this generally, or is it seen that kind of dramas responding to fragments stand alone and you don't need to kind of educate an audience about this idea that we have dramas only in fragments? Do you mean how do we speak to the students for the fragments, or generally? I was actually talking about the audience. The audience? Yeah. Hmm. That's very tricky. I mean, the audience that came to see our presentation in the drama school possibly didn't have any idea about what was happening there. They saw an hour and a half play. They enjoyed it, I think. That's why I understood. But they didn't understand the lapse, that something was missing, and that was the main thing. That was the main idea. When I came out of the room, the question I was making again, did you get it? Did was anything missing for you? That was my, like... And
Everybody was telling me no. I don't know why. Probably many of them were friends, so... But that was the thing that I was trying to do. Not for anyone to miss something, to think that there was a gap here. So, I don't think that we speak to the audience about like fragmentation. We try to make them not be aware of it, like in something like that, in what we did. Oh, okay. For the Jokos case, the show was advertised as if now you see some fragments of parts from the lost plays of Aeschylus, but because of its episodic form, I think that most of the audience realized that there was like a piece of its play for its hero, which is not the case because, as you see, he used many, many different fragments from many different plays. But this was not something that was delivered to the audience. It was something that we found out later. What the audience get was this idea of you see the sufferings from six heroes and how they have responded to what has happened to their lives and what God has done to them. I don't know if this is okay. There was another question? Yes. Maybe I should stand up and just... So, thank you very much, Mr. Tustio. And what I wanted to ask was mainly to Nikos, but I think that I'm going to do that using the categories that Menelao set forth. Also following Nikos' answer to the last question, I understand the point of view that you want the audience not to perceive that there was a gap, but as a matter of fact, there is, isn't there? Of course. So, you know, I think what might be extremely tricky in using Homer to fill in the gaps is that, as you said many times, this might have been what happened in the play, this might not have been what happened in the play, but what was your main goal? Why did I say that I was going to use Menelaus' category? Because I think that when you use the reconstructive approach, you are trying to, I think it's probably more risky in that it may not be as clear as in Epigone's case was, that you were creating something new out of many different fragments. That is what happens with the plastic approach. But the reconstructive approach is not really like that, because you usually take something that, your example, I think it was the Ichnodai, so in that case, we have a good portion of the text, and it's one text in itself. So, and once again, it is tricky for the audience, all the same, because the audience may not perceive that there are some parts that have been built for the purpose. Whereas, I'm not an expert on the Iliadic trilogy, but what I perceived a lot was that you said, oh, we took this from the Iliad, we took that from the Iliad. Mm-hmm. So, if the purpose is reconstructing Aeschylus's play, it must be admitted, and I think that it would be a very good and honest thing to do with the public as well, to be very open about the fact that that isn't Aeschylus's play. Of course it was not. So it was our thing. Yeah, but is the purpose really for the public not to perceive that there is a difference? No. What I meant for the public during the play staged, I don't want them to feel the gap. That's what I meant. I don't want them to feel that something now is missing and like perceive it in a fragmentary way. I'm not going to hide from the public that this is not the trilogy by Aeschylus. They of course knew that. It was like publicized like that. Everybody knew what they were coming to see. Like that there were used certain fragments by Aeschylus and certain parts from Homer, and the whole project was this. How to bring them together.
But I guess my thank you, this is one of the two main things I wanted to note. The other one is, as you know, you said that Aeschylus, of course, uses mythical material and Homer a lot, but then, of course, there are significant shifts. How did you manage to create something that was coherent? I mean, did you just use a lot of Homer, but did Homer really perfectly fit with Aeschylean fragments? I totally understand your question, and you're right. And Aeschylus's work was much different from Homer, much different from Homer. And Homer, no one would like dream to say that Achilles will be stoned or stuff. And we used what we had in our hands. That's the answer. We had like certain parts from Aeschylus, and we tried to use the Iliadic material in a coherent way to this fragment. But after that, we definitely used Iliadic material in the way of Homer, because that was the only way that we like make a performance. So it was in this way, it was not coherent. We did not reconstruct the Iliadic trilogy. That's impossible. Impossible. Just want to add on that. We had a case like 15 years ago when someone reconstructed. That was a funny case. Yes. And he said that now we see Achilles by Aeschylus. And there was so much controversy about what he did. And it was a full production that toured and everything. And it was a huge mistake, and it was really criticized upon for doing that. We didn't even use the word reconstruction ever. This is not what we did. Yeah, it was your play. Yeah, we used the fragments to make something out of what we could. Thank you to both of you for great presentations. I have a question for each of you, and a quick question for Nikos. I wondered about the costuming and the prop decisions that you made, because I found it interesting that you didn't have Achilles mantled for the first play. Yeah, yeah. And also with Thetis, you said it was difficult to get a 22-year-old woman to look to be convincing as Thetis. Uh-huh. But one way you could do that is with costumes or with masks even. And I just wondered, was that about you didn't want to take the focus away from the bodies, because you said there was such a focus on bodies. I wondered what went into the decision about costumes and props. Thank you very much for this, and you give me like the chance to speak about a problem that we had in this production. The problem is money. We did what they gave us, some like props and some like costumes, and we had to like make them work. So not so much about the modeling, that was a decision that we, but about many other things, about like Thetis, how Thetis would be like be presented on stage and stuff. We just didn't have enough to make nothing. We just used what we had in the school. Thanks. And for Menelaus, thank you. I was very interested by your connection that you sketched between trauma and fragments, which I think chimes with other productions that I've heard about quite recently. But this idea of unspeakability of a fragment, and also the compulsion to speak the fragments, and that connection with trauma. But I also wondered about sort of the incomprehensibility of a fragment. And I wondered, in your sort of aesthetic category, have you come across productions that don't try and interweave fragments together, but actually take advantage of the juxtaposition and incomprehensibility in that aspect of fragments? Not really, particularly on that aesthetic category. It's the aim of the playwright, basically, is to create a new place. So obviously he or she uses the fragments in such a way so that their meaning comes across. Fragments would be used in the way that you propose, only on the third category, and this is exactly what the genre did. So there were lines. Because there were lines, as you can see in your handouts, which when you heard them
one after the other, it made absolute sense about the pain and the suffering of someone, of a particular hero. So even in that case, although the performance was based on that idea of trauma and how narrative breaks because of trauma, actually what was perceived by the audience was a complete narrative for its hero, although it was composed of fragments. This is no question, but just a small remark. Adding to the difficulties of reconstruction, it may be worth remembering that we are not even sure that the three plays was constructed to fit into a trilogy. Oh. And this is itself a reconstruction by Gottlieb Welker back 2 centuries ago, but there is no answering source saying there was an Achilles by Aeschylus. It might be, it's very probable, okay, but it's not sure. Definitely. More recently, Martin West said that the Nereids is the third play and not the second. We know very little. I don't believe that it is, but he had an argument. We do know very little. That's true. I think we have run out of time, but of course discussion can continue afterwards, and I want to thank our speakers for a very interesting session. Thank you.